Era chiaro che dovesse cominciare con un microfono in mute. Allora, benvenute e benvenuti, e soprattutto buon 1º maggio. Si vede, ne sono sicuro che sono un po' emozionato, ma sono felice in realtà che questo evento si stia tenendo oggi. È nato di getto circa 2 settimane fa, era una chiacchierata tra amici. Ci siamo detti che non poteva passare un altro 1º maggio come una qualsiasi domenica. Il lavoro, ovvero l'adoperarsi per qualcosa, è l'elemento che accomuna quasi tutti gli esseri umani, in tutti i continenti, dai più giovani ai più anziani. Però oggi ancora non c'è abbastanza lavoro buono per tutti coloro che lo desiderano. È giusto allora provare a rendere un po' speciale questa giornata. E non farla passare come una semplice giornata, appunto, in cui non si lavora, una giornata di riposo. Questa è normalmente la giornata delle lunghe grigliate in un gruppo di amici, magari in campagna. Chiaramente oggi dobbiamo comprimere quel desiderio, appunto, prima questa crasi, questa contrazione di 1º e maggio, che chiaramente è surrogata nella sua fisicità, ma secondo me rende bene l'idea il prima, perché vogliamo concentrare nel suo contenuto il valore della giornata. Sono contento di dirvi che avremo un tavolo di dibattito che si occuperà dello sviluppo del Sud in un momento in cui questo sembra essere diventato un tema prioritario per l'agenda di governo, e poi avremo un altro tavolo di dibattito che guarderà al mondo del lavoro appunto con gli occhi dei giovani, e sono certo che smentirà il detto popolare per cui con la cultura non si mangia. Infine avremo l'intervista del nuovo segretario del Partito Democratico, Enrico Letta. Senza indugiare oltre, io direi che possiamo far salire sul palco virtuale il segretario del Partito Democratico siciliano, Anthony Barbagallo. Ecco, Ciao, Valerio, ciao buonasera a Anthony, tutti. benvenuto. E chiediamo anche al commissario dei Giovani Democratici siciliani, Elisa Carbone, di salire sul palco. Eccoci, ciao Elisa, ti consiglio di guardare il mute del microfono, non partire come ho fatto io con la falsa partenza. Quindi questa è ormai una cura che dobbiamo prenderci tutti in questi momenti così. Come dicevo prima, basta indugi, buon 1º maggio anche a voi, grazie di essere qua con me e con le persone che sono collegate fin dall'inizio. Se siete d'accordo, io darei subito la parola a Anthony Barbagallo, il segretario del PD Sicilia. Anthony. Grazie Valerio, buonasera a tutti. Il 1º maggio siciliano si è aperto stamattina a Portella della Ginestra con le parole di Serafino Petta, uno dei reduci, parole che ci hanno fatto venire i brividi. Un ricordo che a distanza di anni è fervido e vivo. Serafino ha raccontato la sua corsa di quel giorno, una corsa di vita per lui, ma ahimè, di morte per altre 11 persone che purtroppo sono state uccise, più a tanti feriti e altre 2 persone che poi sono morte dopo le cure in ospedale. Una strage che ancora oggi rimane senza mandanti, ma con una responsabilità certa degli ambienti politici siciliani, collusi con la mafia, dei grossi proprietari terrieri della zona per intimidire la popolazione contadina che reclamava la terra e aveva votato per il blocco del popolo alle recenti elezioni regionali per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana del 1947. L'evento di oggi non può non aprirsi con il ricordo di quel giorno, ma per noi è significativo che il nostro segretario nazionale, Enrico Letta, abbia accolto il nostro invito. Quindi ringrazio certamente Enrico. Ed è significativo che abbia scelto proprio il 1º maggio per la sua prima, per il suo primo incontro, seppur virtuale, con il Partito Siciliano. Ma Portella non è solo il 1º maggio. Il ricordo e la commemorazione di quella strage si ripete, ahimè, ogni volta che un lavoratore perde la vita. I caduti del lavoro, le morti bianche, le attività lavorative a rischio impongono di tenere alta la guardia, tutelando le categorie più deboli, tutelando le categorie più colpite e tutelando quelle più vessate.
In questo giorno così importante il nostro pensiero, la nostra solidarietà, la nostra vicinanza va a tutti quei lavoratori che sono stati umiliati, maltrattati e che hanno perso, ahimè, il posto di lavoro. L'emergenza Covid ha acuito le diseguaglianze, ha acuito la povertà e purtroppo ha fatto crescere la disoccupazione. I posti di lavoro persi in Sicilia sono 8.000, su 4 posti di lavoro 3 sono persi dalle donne. I dati Istat ci dicono che i posti di lavoro sono stati persi in alcuni settori determinanti, cruciali, come quello dell'agricoltura, quello della ristorazione, quello alberghiero, i servizi. Oltre ai ristoratori, l'abbraccio più grosso va ai gestori delle palestre, delle piscine, che non solo hanno subito il peso delle chiusure, ma non hanno avuto neanche un euro di ristoro da parte del governo Musumeci o neanche un comma in una finanziaria che invece ha avuto attenzioni per altre categorie. La Sicilia, ahimè, è la regione europea che ha pure il tasso più alto di rischio povertà, il 41,4%. Se poi a questa cifra aggiungiamo coloro che sono a rischio di esclusione sociale, coloro che vivono in famiglie a bassa intensità di lavoro e coloro che hanno problemi di deprivazione materiale, la percentuale addirittura sale al 48,7%, praticamente un siciliano su due. Ci preoccupa inoltre il 1,5 milione di inattivi, di cui il 65% sono donne, e il 0,5 milione di NEET, che conferma ulteriormente come il 40% della popolazione siciliana è fuori dal circuito produttivo. Ad aggravare la situazione, c'è un governo regionale che non riesce a gestire l'emergenza pandemica, un governo regionale che non riesce a cavare un ragno dal buco, a risolvere nessuno dei problemi che affliggono la nostra terra in questo momento e che vedono la Sicilia, ahimè, ultima in tutte le classifiche. Siamo l'ultima regione per numero di vaccini, Valerio, di tutte le età, dai 60 anni in su. Lo scandalo della sanità siciliana che ha fatto il giro dell'Europa per gli arresti eccellenti e nessuno degli interventi concreti a sostegno di questo momento così difficile riesce ad incidere da parte del governo regionale. Non vanno meglio gli altri settori, come ad esempio quello dei rifiuti, dove è annunciata nelle prossime settimane il conferimento all'estero da parte dei rifiuti siciliani. Non sono stati realizzati in questi anni nessuno degli annunciati impianti di conferimento, per non parlare di un governo che non è riuscito ad approvare una riforma e anche l'ultima presentata sui rifiuti si appresta ad essere un ulteriore disegno di legge spot. La situazione delle infrastrutture, delle strade provinciali si presenta come un colabrodo di un governo che non è riuscito a realizzare neanche un'opera pubblica in questi anni. Gli ultimi posti in classifica aumentano anche in posti che riguardano categorie socialmente più deboli, come l'ultimo posto in classifica per il numero di dispersione scolastica in Italia. Siamo a un alunno su quattro che abbandona gli studi, e l'ultimo posto in Italia per gli asili nido a tempo pieno. Ci sono regioni con oltre il 90% delle scuole a tempo pieno, delle scuole materne, noi invece siamo al 5%. Non migliora questa situazione neanche con questa finanziaria. Pensate, abbiamo approvato quest'anno in finanziaria la finanziaria 2021 senza che la finanziaria del 2020 fosse attuata. Ma il 1º maggio non è soltanto ricordo, ma è anche denuncia, anche lotta, è anche battaglia e deve essere anche speranza. Allora, la speranza dobbiamo cercarla sicuramente nelle previsioni che sono state approvate in merito al recovery, 200 miliardi per tutto il paese e che vedranno un ritorno in Sicilia di 4 miliardi entro il 2026, un ritorno che dovrebbe aggirarsi già a partire dal 2026 per circa 800 euro a siciliano, compreso i bambini. Gli interventi del recovery sono interventi significativi, le ZES, anche se hanno qualche punto d'ombra con le previsioni con alcune perimetrazioni dubbie da parte del governo Musumeci, l'alta velocità Catania-Palermo-Messina, la Gela Catania con
il passaggio su Caltagirone, l'anello ferroviario di Palermo, il rafforzamento del porto di Catania, i treni a idrogeno della Circumetnea, interventi che varranno il 40.000 posti di lavoro in più e circa il 4,1% di occupazione in più. E quindi questo veramente è un primo segnale di speranza concreto. Per non parlare poi della transizione digitale, del green, delle fonti rinnovabili, della fibra ottica, dei dissalatori, del rafforzamento delle misure per le isole minori e per gli impianti della differenziata di cui c'è assoluto bisogno, di un governo regionale che non è riuscito ad approvare neanche gli impianti che erano stati presentati dai comuni sul bando 631, che era una delle misure più significative. Una parte decisiva, Valerio, la dovrà giocare sicuramente la promozione culturale e turistica, che può godere di alcuni interventi sul recovery fatti grazie all'intervento del ministro Franceschini e che possono avere grande risalto in Sicilia, perché ricordiamoci che è la regione UNESCO con più siti al mondo, dove la promozione turistica può avere sicuramente uno scatto veloce, dinamico per una ripresa importante. Abbiamo fiducia anche nel centro di ricerca per l'idrogeno, che ovviamente può dare occupazione e occupazione buona, come tu facevi riferimento prima. Ovviamente, vado alle conclusioni, questa ripresa non può prescindere da due ingredienti fondamentali. Il primo è quello della lotta per la legalità, per la lotta alla mafia. L'abbiamo ricordato ieri in una giornata significativa, quella del ricordo della commemorazione per l'assassinio di Piola Torre e di Rosario Di Salvo. In Sicilia la morsa della criminalità organizzata è sempre forte, quindi la lotta per la legalità deve essere il cardine del nostro impegno politico. Significa lotta per la legalità anche diritto per la sicurezza, diritto alla vita, diritto alla salute, ma anche diritto alla dignità. L'altro ingrediente è che questa ripresa la deve guidare la politica. Il Partito Democratico in particolare ha il compito di guidarla, di costruire l'alternativa a un governo Musumeci che è sempre più in affanno, sempre più caratterizzato in termini di destra estrema, con il linguaggio della tracotanza e dall'approssimazione. Allora l'alternativa la dobbiamo guidare con gli ingredienti semplici che abbiamo lanciato lo scorso anno al congresso di Morgantina, quella di un partito comunità, di un partito equipaggio e di un partito radicato sui territori. Lo dico davanti al segretario nazionale, per noi è un grande orgoglio aver ricostruito ogni cellula pulsante del partito, anche con le ultime buone notizie che vengono da Agrigento. Contiamo su 250 circoli e una presenza del partito radicata. Chiudo ringraziando ancora il segretario nazionale e facendogli sin da adesso un invito importante, sperando che il prossimo 1º maggio lo festeggeremo insieme in presenza, ricordando Portella in un anno importante, perché il prossimo anno saranno 75 anni da quel giorno, ma sarà anche un fine settimana importante perché saranno i 40 anni dell'uccisione di Piola Torre e di Rosario Di Salvo. Speriamo l'anno prossimo allora di essere tutti insieme a Portella con le bandiere alzate, preparandoci per la vigilia di una delle battaglie politiche più importanti che si sono fatte in Sicilia, quella delle elezioni regionali 2022, con un Partito Democratico protagonista, protagonista dell'alternativa e protagonista per il riscatto della Sicilia. Grazie, grazie Anthony. Chiaramente il tuo ricordo di Portella, ma anche dell'anniversario del giorno prima di Piola Torre, il quadro a tinte fosche che fai della Regione Sicilia, ci lasciano comunque la possibilità di una speranza di un giorno che possa essere di riscatto. E quindi mi fa particolarmente piacere, ovviamente, dare la parola al tuo alter ego in versione giovanile, che è Elisa Carbone. Elisa è il commissario dei Giovani Democratici Siciliani, nonché Comunque non sindaco sono di così Sicilia. vecchio, dico in fondo, se Ma i capelli bianchi sicuramente. traggono in inganno, eh. Comunque vabbè, in casso, in Ed io casso. non sono così giovane. Va bene, allora facciamo finta che il giovane sia io in questo caso, anche perché forse è la verità, però così me la mettete sul piatto d'argento. No, mi fa particolarmente piacere dare la parola
a Elisa Carbone, che oltre a essere commissario dei Giovani Democratici Siciliani è il sindaco di Sommatino. Elisa, a te la parola. Grazie, grazie veramente per questo invito. È sempre importante parlare di lavoro e di giovani. Per noi è ancora più importante farlo oggi, in questa giornata che ha un significato particolare. Io vorrei però che nei nostri dibattiti sul lavoro e sui giovani provassimo a scendere più in fondo rispetto a quello che tante volte, diciamo, è solo l'aspetto, la punta dell'iceberg, quindi solo l'aspetto superficiale del problema. Troppo spesso, infatti, il tema del lavoro e dei giovani viene visto e coniugato rispetto, non so, alla fuga dai cervelli, all'imprenditoria giovane, ma io rifletto spesso su questo e purtroppo non sono solo queste le categorie interessate, ed anzi, queste categorie, pur interessate da problemi rispetto al lavoro, sono forse quelle più fortunate tra i giovani. Quindi nel nostro dibattito dovremmo veramente scendere a fondo e capire, toccare con mano qual è il disagio oggi nella nostra terra di tantissimi giovani. In tutto questo periodo dell'emergenza che dura ormai da più di un anno, attraverso proprio anche l'esperienza in comune, ci siamo accorti di quanti giovani siano venuti da noi, giovani coppie, giovani famiglie, a chiedere i buoni spesa, di quanti giovani usufruiscono oggi del reddito di cittadinanza. E guardate, questo è un tema, una domanda che ci dobbiamo porre. Può uno Stato oggi accontentarsi di rispondere alla domanda di lavoro di un giovane trentenne con uno strumento come quello del reddito di cittadinanza? Io direi di no. Quindi la nostra sfida è veramente fermarci un attimo e capire, mi piace tantissimo il titolo dell'iniziativa di oggi, è capire cosa per noi debba venire prima. Io ritengo che per noi debba venire prima il superamento di questo divario tra i giovani fortunati e quelli che non hanno avuto la possibilità di una formazione, di quelli che non hanno avuto la possibilità di un lavoro, perché se noi li lasciamo indietro oggi non avremo più la possibilità di recuperarli, e non possiamo sicuramente come Partito Democratico accettare e cogliere questa prospettiva, e cioè la prospettiva che ci sia chi va avanti, chi avanza e chi invece rimanga inesorabilmente indietro. E su questo io proverei a, anche come partito, proverei come governo a sfruttare il lavoro preziosissimo che è stato fatto dai comuni. I comuni in questi mesi hanno appunto analizzato i bisogni attraverso gli uffici dei servizi sociali, e veramente quello è uno studio, può essere uno studio ricco di idee, di soluzioni per superare gli ostacoli di oggi. Ed ho apprezzato anche all'interno dell'iniziativa lo spazio dedicato alla cultura. C'è tantissimo bisogno di cultura anche nell'approccio al tema del lavoro. In questi mesi, negli anni, ci arrivano tantissime domande di lavoro, bisogno proprio di posti di lavoro. E io penso che per ogni domanda di lavoro che arriva al comune, ce ne sono tante altre che non arrivano alle istituzioni e che si perdono, e sulle quali c'è tutta una parte di criminalità, di sfruttamento che continua ancora a crescere. Questa è un'altra sfida importantissima, e quindi anche lì sulla cultura della legalità, sulla cultura e sulla formazione dei giovani per dare a loro strumenti di riscatto, che poi alla fine, ce lo dimostra anche la storia di Portella, sono degli strumenti di riscatto e di libertà. Questa è la nostra battaglia che dobbiamo combattere, e dobbiamo farlo, secondo me, anche come Partito Democratico, recuperando lo spazio politico dei giovani. Abbiamo bisogno, e lo dico come commissario, abbiamo bisogno di una giovanile che sia veramente una giovanile e che quindi dia voce ai giovani. E abbiamo bisogno nel partito che ci siano sempre più giovani da ascoltare, e che non siano quelli più fortunati, ma che comunque siano veramente, veramente tutti. Abbiamo bisogno appunto di spazio e di pluralità. E quindi intanto questo è l'augurio che faccio al Partito Democratico.
Grazie mille Elisa, grazie. Lo sai, te l'ho detto per telefono l'altra sera, sono particolarmente contento che tu ed Anthony abbiate accettato l'invito, ma che sentiate questa manifestazione come pienamente vostra e comunitaria. Quindi io sono estremamente contento e i punti di vista che tu e Anthony avete portato mi vedono pienamente convinto e chiaramente. Questa manifestazione utilizza la giornata del 1º maggio proprio per andare poi a colpire tutte quelle disuguaglianze e storture del sistema, piccole e grandi, che ci portiamo dietro nella vita di tutti i giorni. Una giornata come oggi ci permette di riflettere con un po' più di attenzione su questi aspetti. Se siete d'accordo, io inizierei quindi a lanciare pian piano il primo tavolo. Il primo tavolo, come avevamo detto prima, sarà su sviluppo e sud. E il primo tavolo ha avuto un nome abbastanza semplice, perché in questi momenti in cui i fatti vanno avanti con una velocità estrema, sviluppo e lavoro, ci siamo chiesti come non perdere l'occasione. L'occasione può essere lo stravolgimento pandemico, l'occasione può essere i fondi del Recovery Fund che arriveranno. È comunque un momento in cui sentiamo. Ecco, sono rimasto da solo, grazie. È comunque un momento in cui sentiamo sempre di più un momento pressante. Allora chiediamoci assieme come non perdere questa occasione. Io vorrei iniziare chiamando sul tavolo. Sempre sul tavolo, ci ho provato 100 volte, ma insomma vorrei chiamare al tavolo della discussione Roberto Leone. Ciao a Ciao tutti, Roberto, buonasera e ciao buon primo Roberto. maggio. Naturalmente buon Grazie. primo maggio a tutti. Grazie, grazie Roberto. Roberto è giornalista di Repubblica, ma ha un passato in diverse testate locali. E oggi si sta cimentando nell'opera di rivitalizzare e dare slancio a una testata storica che è l'Ora. Quindi grazie Roberto, ovviamente per il tuo impegno, grazie per essere qua con noi. E se tu sei d'accordo, io chiamerei al tavolo anche gli altri ospiti. Quindi comincerei con Dalila Nesci, che è sottosegretaria al Sud e alla coesione territoriale. Ciao Dalila, mi permetto di darti del tu perché il 1º maggio, come dicevamo, è quel genere di celebrazione in cui si abbassano le divisioni tra ognuno di noi e siamo tutti in questo caso lavoratori. Dalila, grazie di essere qua con noi. Grazie. Chiederei anche a Elena Militello di salire sul palco. Buonasera, buon Ciao. 1º maggio. Ciao Elena, benvenuta. Ciao, Elena buonasera. è il presidente di South Working, magari ci racconterai tu un po'. Chiaramente tu sei diciamo, figlia anche di quegli stravolgimenti che negli ultimi mesi ci hanno dato la possibilità e il senso di un cambiamento possibile. Quindi grazie di avere accettato il nostro invito. Io non so se abbiamo già Brando Benifei online, probabilmente no, ma direi Roberto che se tu sei d'accordo iniziamo il nostro tavolo di dibattito così e appena arriva Brando lo buttiamo nella mischia. Sì, perfetto, grazie, grazie Valerio, grazie a Elena e a Dalila Nesci, buonasera di essere con noi. Io volevo associarmi al ricordo che aveva fatto prima Anthony Barbagallo, oltre naturalmente delle vittime della strage di Portella della Ginestra, anche quella dell'anniversario che ieri cadeva dell'uccisione di Pio La Torre e Rosario Di Salvo, che appunto ricordava Barbagallo, l'anno prossimo saranno 40 anni da quel 30 aprile del 1982 in cui vennero uccisi Piazza Generale Turba a Palermo. Allora, io inizierei da questo, una citazione. La Sicilia stanca, abbandonata, anche senza l'aiuto della pandemia, giorno dopo giorno muore. Questa frase io l'ho parafrasata da un editoriale di Leonardo Sciascia e al posto della pandemia c'era la catastrofe naturale ed è. Non si sente più.
tutto il sud, purtroppo vediamo che ancora tante cose sono più o meno, non dico in quella situazione per carità, perché passi in avanti sono stati fatti, però ci troviamo in una situazione ancora di sottosviluppo, di una doppia velocità tra il nord e il sud che dobbiamo registrare ogni giorno. Allora, inizierei con Dalila Nesci, che è il sottosegretario al sud, come leggo anche alla coesione, che è il titolo ufficiale del Ministero. Sviluppo e lavoro, dicevamo all'inizio come tema di questo panel, ma purtroppo la tendenza è di vedere sempre più uno sviluppo disancorato dal lavoro. Cioè, nello sviluppo sembra esserci ormai una componente diversa da quella che è il lavoro umano, dalla qualità che apporta il valore aggiunto dell'essere umano, ma anche della qualità del lavoro tutelato. C'è una diminuzione dei diritti, una diminuzione e un aumento del precariato. Allora, è possibile pensare a uno sviluppo vero, soprattutto nel sud, con un lavoro vero? Un lavoro che non sia precario, un lavoro che non sia sempre sotto il ricatto e che porti quindi a un aumento complessivo del bene economico, ma anche del bene del singolo lavoratore. Dalila Nesci. Sì, assolutamente è possibile, dobbiamo farlo e dobbiamo ripensare tutto. Penso che la pandemia ha mostrato tutti gli effetti e soprattutto le debolezze del nostro sistema economico, sociale, anche sanitario. Quindi una crisi sistemica che è scoppiata nella pandemia e che riporta tutti alla necessità di cambiare ogni cosa. Questo governo Draghi ha voluto, in particolare il Movimento 5 Stelle, ha voluto l'istituzione del MIT, di questo Ministero della Transizione Ecologica, che può andare verso la direzione che dicevi tu, Leone, cioè ripensare e alzare la qualità di vita dei cittadini, dei lavoratori, perché per opportunità di lavoro si intende anche la necessità di redistribuire le opportunità di lavoro esistenti, ma anche inventarne dei nuovi, rilanciando degli investimenti che devono necessariamente essere orientati alla salute integrale della persona, che forse è il concetto insomma, anche filosofico-culturale che abbiamo perso, che abbiamo dimenticato, che abbiamo schiacciato con la visione neoliberista della vita. Di questo neoliberismo imperante, competitivo ad ogni costo, che poi ha informato anche diciamo, il vivere all'interno delle nostre comunità. Forse il Sud risente maggiormente di questa visione, che poi si è dimostrata miope, dannosa nell'esplodere della pandemia e nell'accentuare i divari. Oggi abbiamo provato a cogliere l'occasione del recovery plan per riparare ai tanti danni che ha portato l'austerity, tagli alla spesa pubblica, però non è facile cambiare tutto in un momento di crisi pandemica. Quindi penso che ci voglia molta caparbietà e soprattutto accompagnare ogni nostra azione politico-sociale dalla cooperazione istituzionale. Poi non voglio insomma dilungarmi per monopolizzare il Ma ci discorso. torneremo tanto, ci torneremo, magari approfondiremo qualche aspetto. Perfetto, quindi vado a chiudere dicendo che proprio anche per l'esperienza del percorso politico del Movimento 5 Stelle, penso che sia da mettere a confronto invece con il vostro percorso politico più strutturato. Noi siamo partiti, diciamo, da una visione più in parte adolescenziale politica attraverso un movimento, però ci siamo, penso, ritrovati tutti quanti alla necessità di cambiare struttura, di evolvere il nostro modo di stare insieme, anche alla luce della tragedia della pandemia. Quindi per me è importante essere a questa vostra iniziativa. Vi ringrazio anche per la qualità degli interventi e per quello che potremo fare assieme. Grazie Dalila Nesci. Allora, Elena Mintello, mentre salutiamo Brando Benifei che è arrivato, europarlamentare, è con noi, grazie. Buon Ciao. Allora, io chiederei prima a Elena, che è presidente di South Working, che è una delle prime, se non proprio la prima, è stata in assoluto a portare il lavoro
dove non c'era, o perlomeno in questa forma, cioè sta in smart working organizzato per, come leggo e ho letto, lavorare a casa propria. Allora, questa è una soluzione che può essere di prospettiva o è una soluzione solo temporanea, non legata alla pandemia, ma nella fase di vita di un lavoratore? Grazie Roberto, grazie per l'invito al Valerio e tutto il Partito Democratico Sicilia in questo giorno importante in cui celebriamo le conquiste delle lavoratrici e dei lavoratori, ma anche ci interroghiamo su cosa possiamo fare per migliorare l'attuale situazione sicuramente critica. Il senso del mio impegno qui oggi sicuramente è quello di portare un'esperienza dalla società civile e dal terzo settore, con l'associazione che ho fondato durante la prima fase della pandemia a marzo 2020, proprio South Working, lavorare dal sud. In effetti vorrei specificare rispetto alla proposta di South Working che non si tratta di una proposta semplicemente di lavorare da casa propria, ma una proposta per il post pandemia di permettere alle lavoratrici e ai lavoratori che lo desiderino e che possano lavorare per dei periodi a distanza di procedere a un lavoro veramente per obiettivi, quindi non il telelavoro emergenziale da casa che abbiamo vissuto in tanti, circa 8 milioni nel suo picco nel corso dell'ultimo anno, ma invece andare a lavorare proprio per obiettivi e non più da casa, ma da luoghi delle comunità in cui ci rechiamo, che possono essere sia il nostro sud, ma anche le aree interne del centro nord, da cui abbiamo tanti lavoratori e tante lavoratrici che ci scrivono, che ci seguono, e proprio andare a risvegliare anche dei luoghi che sono attualmente sottoutilizzati o inutilizzati in queste comunità, per creare spazi di lavoro condiviso, che noi chiamiamo presidi di comunità, che possono essere biblioteche, possono essere sale di musei che non erano utilizzate, possono essere luoghi che vengono aperti da privati, come racconterà penso Antonio Perdichizzi nella prossima sessione, e che fungano da luoghi in cui si possano incontrare da un lato i lavoratori e le lavoratrici che tornano dopo anni come di studio, di lavoro all'estero, anche 10-15 anni, quindi si trovano in un contesto cambiato, e dall'altra parte le comunità locali, chi è rimasto nei territori, in uno scambio reciproco da cui entrambi possano apprendere anche in termini di formazione e di trasmettere quanto appreso altrove, appunto nelle esperienze formative e lavorative, anche ai giovani locali di cui parlava prima Antonio Barbagallo, e quindi soprattutto a chi ha perso la speranza o sta perdendo la speranza, compatibilmente ovviamente con i tassi attuali di occupazione. Io ricordo sempre, io sono nata a Palermo, una giovane nella mia situazione soffre di questo tasso di occupazione femminile e giovanile al 30%, quindi soltanto una ragazza su tre nelle mie condizioni attualmente lavora, e sicuramente abbiamo cercato di mettere insieme una serie di giovani lavoratori e lavoratrici che si sono trovati a dover andare anche spesso contro la nostra volontà fuori a lavorare, a studiare al nord o all'estero, perché nei nostri territori non vi erano opportunità facenti rispetto a quello che avevamo o volevamo studiare, e avevamo sempre questa voglia, questa nostalgia, questa voglia di fare qualcosa, di restituire qualcosa ai nostri territori. Però finché non è intervenuto questo anno, che comunque nella sua tragicità ci ha portati anche a riflettere sulle priorità di vita e su cosa ciascuno di noi può fare per i propri territori, abbiamo sperimentato per la prima volta questa possibilità di slegare, quantomeno per dei periodi, la sede di lavoro del proprio datore di lavoro dalla propria sede in cui si svolge il proprio lavoro. Chiaramente si tratta di un fenomeno che rimane un fenomeno di nicchia. Certamente non vorrei che ci fossero trasferimenti di masse di lavoratori o che passi questo messaggio. Abbiamo lavorato con la Svimez, con il nostro osservatorio South Working, abbiamo stimato che i lavoratori interessati siano circa 100.000, però questi lavoratori sono dagli identikit che abbiamo tratto da alcuni sondaggi esplorativi, lavoratori altamente formati, altamente qualificati, che hanno voglia di appunto trasmettere qualcosa ai propri territori, e quindi in un contesto così negativo possono rappresentare dei semi che vadano a stimolare l'ecosistema creativo dei luoghi in cui si trovano a tornare, che siano le grandi città del sud, che sono un po' quelle dove è nata l'iniziativa, in particolare Palermo, ma adesso anche Catania, Bari e Reggio Calabria, ma anche misura ovviamente minore con le difficoltà di quei territori,
nelle aree interne, nei centri, nei piccoli centri, che sono ovviamente maggiormente svantaggiati quanto a infrastrutture sia di trasporto, sia educative, sia sanitarie, quindi secondo la classificazione della strategia nazionale aree interne. Infatti quello che noi chiediamo ai territori che vogliono collaborare, che vogliono entrare nella rete del South Working, sono tre infrastrutture di base: una buona connessione ad internet, anche soltanto per svolgere videochiamate come quella che stiamo facendo oggi, o webinar come quelli che stiamo facendo oggi, ma anche un trasporto efficiente almeno entro 2 ore da un aeroporto o nell'area continentale una stazione TAV, e la presenza proprio di almeno uno di questi spazi di co-working, presidi di comunità. Grazie Elena, anche perché hai spiegato molto bene un passaggio, perché sembra che il South Working era un working home working quasi, invece hai spiegato molto bene che si tratta di una rete cui ha bisogno di infrastrutture tecnologiche importanti, ma poi una connessione fra gli stessi lavoratori e soprattutto una formazione importante dei lavoratori. Una formazione, e qua passo a Brando Benifei, che è eurodeputato e si occupa soprattutto di innovazione e di economia del futuro. Cioè, oggi un lavoratore è adeguato o al mercato al quale si va a proporre, o stiamo scontando un gap di formazione ancora importante, soprattutto sulle nuove tecnologie? Ma intanto grazie dell'invito a partecipare a questo confronto. Voglio portare anche a questa iniziativa nel suo complesso ovviamente il sostegno e il saluto di tutta la delegazione degli eurodeputati del Partito Democratico che ho l'onore di guidare. Come veniva detto, è vero, mi sto occupando molto in questo periodo anche come relatore dei Socialisti Democratici del tema dell'intelligenza artificiale, di come andiamo a agire rispetto alle grandi innovazioni nel mondo del lavoro. Per esempio, proprio sull'intelligenza artificiale, lo dico perché se ne parlerà molto nei prossimi mesi, la proposta della Commissione Europea oggi sul tavolo è molto carente sulla parte lavoro e quindi dovrà essere molto emendata e modificata dal Parlamento Europeo. Molto ben fatta, devo dire, su altri temi, ma sul lavoro è abbastanza vuota, mentre invece il tema della trasparenza degli algoritmi e del controllo democratico su nuove forme di controllo sugli lavoratori oggi è un tema grandissimo, di democrazia, di trasparenza appunto, e di diciamo di contrasto alla perdita di forza contrattuale, forza giuridica e sociale del mondo del lavoro, di chi oggi rappresenta il mondo del lavoro. Allora è chiaro che noi dobbiamo fare in modo che ci sia un investimento fortissimo anche con il PNRR, con il piano di ripresa e resilienza italiano, con risorse europee come il nuovo programma Europa Digitale, affinché le competenze digitali siano appannaggio di tutti e che si rafforzino, per esempio sul fronte delle nostre imprese, la capacità di stare sul mercato con il commercio online, con il marketing online. Insomma, sono temi su cui abbiamo visto, come dire, un'accelerazione anche legata alla pandemia, e dove riuscire a stare al passo è molto importante per poter competere. Però abbiamo bisogno, lo dico a pochi giorni, lo dico il 1° maggio e lo dico a pochi giorni dal vertice sull'Europa sociale di Porto, che sarà il 7 maggio e riunirà i capi di Stato e di Governo e tutta il GOTA delle istituzioni europee, per decidere un programma di riforma delle attuali legislazioni europee per rafforzare la dimensione sociale. Parliamo di salario minimo, parliamo appunto di controllo democratico sugli algoritmi, parliamo di diritto alla formazione permanente, parliamo di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Oggi abbiamo tantissimi lavoratori transfrontalieri, lavoratori che si muovono anche poi nell'arco della vita fra i paesi, e non sempre oggi hanno garanzia del rispetto di tutti i loro diritti sociali. Penso che questo sia un tema davvero fondamentale per il futuro, perché il nostro modello europeo è un modello che è fatto da libertà e da un modello sociale protettivo.
attento ai diritti sociali, e che proprio questa pandemia ha mostrato quanto, diciamo, averlo indebolito, come è stato fatto in questi ultimi decenni, anche con politiche sbagliate, con prima la sottosegretaria parlava di una egemonia culturale neoliberista. Beh, io penso che questo tema di un'Europa che solo oggi, finalmente, seguendo anche le linee che noi progressisti europei da tempo ci poniamo, di riforma del patto di stabilità e crescita, il nostro segretario Letta lo chiama come proposta, la proposta di un nuovo patto di sostenibilità sociale e ambientale, così come la scelta di investire in un piano comune di ripresa che abbia sostenibilità di nuovo ambientale, sociale e digitale come pilastri, credo che sia un indirizzo giusto per costruire un'Italia e un'Europa migliore di quelle che abbiamo lasciato prima della pandemia. Ecco, e chiudo, io penso che questo debba essere il nostro impegno, e penso sia stato importante proprio per riuscire a essere anche innovativi nel modo giusto, insistere come abbiamo fatto perché nel piano di ripresa italiano ci fosse questa forte condizionalità per giovani, donne e aree svantaggiate del paese, perché è giusto che i progetti vengano valutati positivamente anche sulla base della capacità di incidere concretamente sulla creazione di lavoro e di opportunità per giovani, donne e aree svantaggiate. Perché questo titolo di oggi, di questo incontro, è sviluppo e lavoro. Ecco, lo sviluppo può esserci senza lavoro, mentre invece noi dobbiamo avere uno sviluppo che crea lavoro e non solo sviluppo. Era quello da cui siamo partiti. Allora abbiamo il tempo, se siamo velocissimi, un minuto e mezzo l'uno, di fare un secondo giro. Io partirei subito dalle parole del Presidente della Repubblica di oggi, che ha lasciato un segnale di ottimismo e di speranza per non sprecare questa occasione. Anche il Ministro Orlando ha ribadito il concetto che però serve un lavoro che non sia iniquo. Allora, sulla base di queste dichiarazioni, comincio da Daniela Nesci, la priorità assoluta, e poi la faccio a ciascuno di voi, la priorità su cui non si può sgarrare adesso, qual è la prima cosa da fare subito? Ma secondo me bisogna mettere davvero come priorità il tema delle lavoratrici donne. È possibile in questa fase straordinaria attivare delle misure eccezionali, come possono essere l'abbattimento di tasse e di contributi previdenziali per i nuovi contratti di lavoratrici donne, quindi dare questa possibilità ad ogni azienda che assuma donne. Abbiamo capito come l'approccio femminile serve a questa nuova società, e quindi non parlo solo di un avanzamento delle donne, ma anche dell'approccio femminile, cioè l'arte del mediare, del riuscire a mettere insieme interessi contrapposti, ricomporre le ferite, penso a quelle del nostro meridione, l'arte della mediazione, che poi è il principale obiettivo della politica. Ecco, ritornare a quello e partire anche da un'autocoscienza collettiva, sapere che non è più possibile parlare di rimpallo di responsabilità politiche vecchie e nuove, ma possiamo soltanto mettere insieme le migliori idee, i migliori slanci e una visione quanto più possibile articolata, che metta al centro la dignità della persona e quindi a cascata dell'ambiente di lavoro e di tutto quello che ha a che fare anche con il tema della famiglia, cioè di chi poi effettivamente vede su di sé gli errori e i problemi che la politica non è riuscita nel tempo a rimediare, e poi ripensare tutto il tema degli ammortizzatori sociali, il blocco dei licenziamenti, che da un lato esiste, ma poi sappiamo anche che tanti contratti a tempo determinato non sono stati rinnovati, quindi di fatto molte perdite di posti di lavoro c'è stato in ogni caso. Quindi veramente ripensare tutto a partire dalle donne, che potranno finalmente conciliare vita privata, familiare, lavoro, e dare un contributo in più a questa nuova società che avanza, forse in termini di fratellanza, come auspica il nostro Papa nell'enciclica
fratelli tutti, e a me piace ricordare invece Gioacchino da Fiore, che parlava di questa era degli amici. Quindi secondo me sta arrivando questo scatto evolutivo spirituale che permette a tutti di vedere le cose ad un'ottava superiore e con maggiore empatia verso l'altro, verso le difficoltà dell'altro. Grazie. Allora, Elena Minitello, la risposta della sottosegretaria è partire alle donne. La tua, infrastrutture, che cosa? Sicuramente sono assolutamente d'accordo con la sottosegretaria sulla importanza, come dicevo, ricordavo anche prima, di lavorare su questa categoria delle donne, delle giovani donne, delle lavoratrici madri. Sono anche, volevo anche riallacciarmi a quanto detto da Elisa Carbone prima sul tema della povertà educativa e dei giovani in povertà assoluta, quindi il tema soprattutto della formazione per quanto riguarda i soggetti che hanno, i giovani che hanno perso la voglia anche soltanto di cercare lavoro o di continuare a investire il proprio tempo e le proprie risorse in formazione, quindi andare a creare opportunità vere di lavoro e non meramente assistenziali per questa categoria che possiede grandi potenzialità. Ci rendiamo conto dialogando con le realtà che esistono già al sud, che si occupano anche di questi temi, oltre che dei temi della povertà educativa, come la Fondazione con il Sud, la Fondazione con i Bambini, che in realtà ci sono tantissime singole realtà che attualmente funzionano e spesso, come terzo settore, fanno anche fortemente, svolgono la funzione di sostituto, in sussidiarietà orizzontale, come direbbe la nostra Costituzione, riempire i vuoti dello Stato, però sicuramente hanno anche una necessità di essere supportati, soprattutto nei nostri territori. E poi, per quanto riguarda i lavoratori di cui parlavo prima, quindi che hanno una forte digitalizzazione, non perdere di vista il punto dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, quindi tutto il tema che sta affrontando anche il Parlamento europeo sul tema del diritto alla disconnessione, a una vera possibilità di separare la vita professionale da quella personale, quindi dando anche alle persone la possibilità di impegnarsi sui territori anche in termini veramente di volontariato di terzo settore fuori dall'orario lavorativo, senza che appunto si possa essere raggiunti in qualsiasi ora del giorno o della notte, problema che è emerso con prepotenza in questo ultimo anno, ma sicuramente avveniva già in contesti lavorativi fortemente competitivi, come potevano essere quelli dei grandi distretti produttivi anche nel nostro paese. E proprio per questo motivo, come associazione, all'interno della nostra Carta dei Valori abbiamo un appendice sui diritti del lavoratore in South Working, che va a mettere insieme i diritti già attualmente esistenti, attualmente previsti dalla legge sul lavoro agile, la 81 del 2017, ma anche andare un po' oltre, quindi proporre ad esempio una regolamentazione del diritto alla disconnessione. Tutto ciò in un contesto che richiama i tre prerequisiti di cui parlavo prima, che sono necessari non soltanto per i lavoratori a distanza, i South Worker, ma io dico sempre, come un cavallo di Troia, si inseriscono questi prerequisiti per questa piccola fetta di lavoratori, che in realtà vanno ad apportare benefici a tutte le comunità coinvolte, perché è chiaro che il miglioramento del divario digitale, del cosiddetto digital divide, va a migliorare la qualità della vita e le opportunità anche per tutti i lavoratori, ma anche gli studenti, abbiamo visto in questo anno, dei territori coinvolti. E ovviamente il tema dei trasporti rimane prioritario, perché si accennava prima a questa alta velocità, che in realtà abbiamo visto, tranne alcuni esempi, essere rimasta a un livello progettuale di cosiddetta alta capacità, quindi andando a velocizzare semplicemente senza cambiare le tipologie di rotaie, le tipologie proprio di ferrovie che vengono coinvolte, e quindi in questo modo si vanno semplicemente ad accelerare di poco i tempi. Pensiamo alla nostra famosa Palermo-Catania, che continuerà a essere percorribile alla fine di questi lavori finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in circa 2 ore, quindi non andando ad attivare una vera alta velocità. Sicuramente non è un'alta velocità. Esatto. Sì, grazie Elena. Quindi appunto. Allora, no, dicevamo, dopo le donne i diritti, tu parlavi anche di infrastrutture, dell'alta velocità, che è sicuramente fondamentale per lo sviluppo, e io aggiungerei, e rivolgo la parola a Brando Benifei, le diseguaglianze, e lui ne parlava alla fine, che sono probabilmente, diciamo, il nodo più grosso
che vanno ad affrontare i governi, quello nazionale ma soprattutto quello europeo, nel momento in cui negli ultimi 40 anni il livello di diseguaglianze si è allargato come non era mai successo in tutta, possiamo dire, la storia dell'umanità, e quindi anche la necessità di puntare i provvedimenti che a volte sembrano essere indirizzati in maniera corretta per risolvere un problema, che invece poi alla fine hanno purtroppo degli effetti collaterali che adesso per esempio accennava Elena al fatto della connessione. Siamo tutti contenti di lavorare a casa connessi, però a questo punto abbiamo bisogno del diritto addirittura alla disconnessione. Ecco, Brando Benifei. Ma allora, assolutamente sono d'accordo con le considerazioni fatte da chi è intervenuto prima di me. Io penso che non possiamo dimenticare il dibattito che c'è stato in questi anni e che credo quanto accaduto in questo ultimo periodo abbia dimostrato essere un dibattito che era necessario e che forse andava affrontato con più determinazione da tutti già in tempi precedenti alla pandemia, e cioè il dibattito sulle misure del benessere, le misure di una società desiderabile. Ecco, è molto interessante un libro dialogo tra Fabrizio Barca e il ministro Enrico Giovannini, Un mondo diverso, dove si discute proprio di questo dibattito di questi anni, a volte è apparso un po' bizzarro, ma invece oggi così centrale, sulla indicatori diversi di sviluppo dal mero PIL e l'esame di quali paesi, mescolando apertura e competizione, cooperazione e lotta alle disuguaglianze, hanno avuto modelli più resistenti anche nelle crisi in termini di mantenimento del lavoro, di frenatura della crescita delle disuguaglianze, che come è stato detto in generale nel nostro contesto europeo invece è stato di grande crescita purtroppo in questo periodo. Quindi io credo che il piano di ripresa abbia anche un forte significato politico, perché va a centrare le questioni fondamentali, cioè transizione ecologica, digitale e sociale, intese come un'unità, cioè non collegate fra loro, ma ogni provvedimento, ogni azione immaginata come capace di contribuire a un progresso complessivo. Se vinceremo questa sfida, credo che riusciremo a dare anche all'Europa una possibilità di ritrovare un suo ruolo nel mondo, una sua capacità di affermazione anche a livello geopolitico. Quindi il recovery non è solo una azione di ripartenza, ma anche una grande questione politica, a mio modo di vedere, e quindi una grande scommessa anche sul futuro dell'Europa. Ho ricordato il summit di Porto del 7 maggio, ma il 9 inizierà anche la conferenza sul futuro dell'Europa, che per un anno sarà il processo che coinvolgerà tutti gli stati membri, i parlamenti nazionali e il Parlamento europeo, per discutere di come cambiare l'Europa, il suo funzionamento, la sua direzione a seguito della pandemia. Ecco, io credo che appunto dalla discussione anche che abbiamo fatto ora sono emerse tante questioni di orientamento importanti per le politiche che dobbiamo realizzare. Aggiungo da ultimo il tema, dato che è stato toccato, io non ne ho parlato, delle infrastrutture. Credo che quando si parla di infrastrutture abbiamo anche qui la possibilità di costruire con il piano di ripresa un modello forse diverso, più adeguato a obiettivi al passo coi tempi, diciamo così, rispetto anche a un certo concetto delle infrastrutture che abbiamo avuto in passato. Intendo dire di quali sono le priorità. Oggi certamente la priorità è far sì, se penso alla Sicilia, che non ci siano tempi lunghissimi per raggiungere in treno le città principali dell'isola. Se penso al nostro insieme dell'Italia, avere trasporto pubblico più ecologico, meno inquinante e più accessibile per tutti, perché ci sono troppe parti d'Italia dove il trasporto pubblico è molto fragile, è molto debole, non è un servizio vero per i cittadini.
E io credo che queste siano le priorità, così come, lo dico da Ligure, tirare fuori dall'isolamento determinati territori. La Liguria proprio sul fronte ferroviario ha delle importanti infrastrutture da costruire che con il piano di ripresa, lo ha detto anche Draghi, potranno essere realizzate. Quindi costruire integrazione, dare servizi ai cittadini e superare i ritardi storici, credo che possono essere anche qui dei principi importanti da seguire quando parliamo di infrastrutture, perché rispondono, credo, a dei criteri che vanno nella logica che dicevamo, di una ripresa che metta al centro le persone e dei valori di condivisione che forse abbiamo saputo anche riscoprire grazie all'esperienza terribile di quest'ultimo anno. Grazie, grazie Brando Benifei. Abbiamo concluso, ringraziamo Danila Nesci, sottosegretario al Sud della Coesione, Elena Minitello, presidente di South Working, e Brando Benifei, che è un deputato. Io concludo dicendo che la scommessa sarà quella di mettere l'accento su questo sviluppo e lavoro. Sviluppo e lavoro. Quindi se facciamo diventare un bel verbo, forse troviamo la strada per uscire non solo dalla pandemia, ma da tutta una serie di problemi che coinvolgono il Sud da tantissimi anni e le giovani generazioni. Quindi grazie a tutti, diamo la linea a chi viene dopo di noi, a Valerio intanto, lo salutiamo, lo ringraziamo e buon proseguimento di primo maggio su Prima, e viva il primo maggio sempre. Ciao a tutti. Grazie, grazie. Grazie. Ciao Roberto, ma non scappate. Io sono stato in realtà molto contento di ascoltarvi. È stato bello vedere quali possono essere alcune delle chiavi, appunto, perché non si perda l'occasione del rilancio che è legato allo sviluppo, ma è uno sviluppo con il lavoro. Invece nel prossimo tavolo ci occuperemo di un'altra chiave di sviluppo, che è quella legata alla partecipazione dei giovani e al mondo della cultura. Mi piace sempre provare a immaginare un mondo della cultura che riesca a valorizzare anche in chiave turistica la ricchezza di un territorio come quello del Sud, e quando penso alla chiave turismo mi dico sempre: vogliamo il nostro territorio che diventi una destinazione turistica a basso valore aggiunto, come ce ne sono tante nel mondo, oppure possiamo cercare una chiave per rendere la valorizzazione della cultura e quindi la chiave turistica un servizio ad alto valore aggiunto? Probabilmente ne parleremo nel prossimo tavolo, però questa cosa ci porta anche a iniziare a parlare di un altro argomento che poi, se vorrete, discuteremo assieme, che è appunto quanto nel mondo dei giovani, della cultura, ma soprattutto per lo sviluppo di un territorio come il nostro, anche l'attivismo del terzo settore può essere una chiave da prendere seriamente in considerazione. Oggi diciamo sempre che è la festa del lavoro, la festa delle lavoratrici, la festa dei lavoratori, però abbiamo, l'ho già detto all'inizio, per troppi ancora non esiste un lavoro dignitoso, un lavoro accettabile che possa diciamo garantire e soddisfare quella necessità di avere uno scopo nella vita e che sia tutelato e pagato nella maniera giusta. Io però mi sento anche di dire che la festa del lavoro, ovvero dell'avere una missione per cui adoperarsi, è anche la festa di chi nella società è attivo con la partecipazione appunto nel sociale, e quindi mi piace oggi dire che è anche la festa di tutti coloro che, a prescindere dalla propria professione, sono attivi, sono parte dell'attivismo sociale. Immagino che voi condividerete con me questa visione, e quindi nel ringraziarvi vorrei in realtà lanciarvi io ancora una domanda un po' a sorpresa. Vorrei chiedervi se per voi esiste anche attraverso l'attivismo civico, quindi il terzo settore, una chiave di sviluppo importante, e come possiamo prendere questa chiave anche grazie al piano di resilienza nazionale. Comincerei, se siete d'accordo, con Dalila, con la sottosegretaria Nesci. Quindi se il Sud può beneficiare anche di nuovo attivismo civico e sociale come chiave di sviluppo. Sì, assolutamente, è già così, è una
fetta importante della nostra società, l'attivismo sociale, ma in generale il terzo settore, che molto spesso è riuscito a sostenere quella parte di politiche deficitarie verso i più deboli. Prima si è parlato di reddito di cittadinanza, sono d'accordo anch'io sul fatto che la gamba delle politiche attive deve essere migliorata, ma se oggi non avessimo avuto quello strumento del reddito di cittadinanza e di questa vicinanza agli ultimi, a chi si trova in stato di privazione e di povertà, avremmo avuto ulteriori difficoltà. Anche grazie alle risorse del recovery plan questo sarà possibile e deve essere sicuramente incentivata questa attività, e dare anche il giusto riconoscimento a chi si spende nell'ambito del volontariato, e che soprattutto vada a rilanciare quel principio di solidarietà che è presente anche nella nostra Costituzione, che forse dovremmo tutti quanti ritrovare nell'approccio ad ogni politica che attiviamo in ogni ambito del lavoro e della società. Quindi assolutamente sì. Grazie, grazie Dalila. Io rimbalzo la stessa domanda identica a Elena. Ovviamente, dato appunto il mio ruolo nel terzo settore, ritengo che sia assolutamente fondamentale lavorare congiuntamente fra le realtà ordinarie, sia pubbliche sia private, diciamo private for profit, ma anche tutto il mondo del no profit, inteso in senso ampio, quindi andare a stimolare la possibilità di fare impresa sociale e quindi creare sui territori dei circoli virtuosi che diano congiuntamente lavoro, imprenditoria e anche un forte impatto sui territori, con un'attenzione, come dice sempre il Presidente Borgomeo della Fondazione Con il Sud, alle nuove modalità che si stanno sviluppando in termini di finanza etica, finanza sostenibile, per evitare che il treno passi e noi siamo alla stazione a prepararci ma non siamo ancora pronti. Quindi l'idea è sempre quella di andare a lavorare moltissimo sulla creazione di reti che nel nostro sud spesso mancano, e trovare dei punti di contatto, degli accordi, delle intese su obiettivi comuni, che sicuramente sono quello della riduzione dei divari territoriali, che poi sono effettivamente divari economici, sociali, infrastrutturali, e appunto andare a raccogliere tutte le esperienze positive che spesso sono fatte su base appunto volontaristica, sulla base della buona volontà dei singoli enti o delle singole persone che lavorano sui territori più difficili, ed invece fare sistema, creare quello che prima chiamavo un ecosistema che unisca il terzo settore con una pubblica amministrazione più efficiente e un settore privato più robusto. E quindi, grazie Elena. L'ultima replica, Brando, dici tu la tua sul terzo settore in chiave di sviluppo. Ma io credo che questo sia un tema fondamentale, il coinvolgimento della società organizzata, diciamo, nella costruzione della ripresa. Noi l'abbiamo fatto anche, devo dire, con il lavoro sulla programmazione europea. Io sono stato relatore di un paio di pezzi del bilancio europeo, del Fondo Sociale Europeo, del programma Mercato Unico, e abbiamo lavorato affinché anche la nuova programmazione dei fondi europei tradizionali, quelli che c'erano già prima, diciamo, della pandemia, ci saranno ancora, quindi il bilancio tradizionale dell'Unione, che oggi viene, diciamo, ha di complemento il piano Next Generation EU, fosse più rispetto al passato stringente negli obblighi di coinvolgimento della società civile, del settore, nello sviluppo dei programmi, dei bandi a tutti i livelli, dai piani operativi nazionali a quelli regionali, quando parliamo dei fondi strutturali. Questo per fare un esempio di come questo tema è sentito. Per esempio, anche nel programma Mercato Unico abbiamo cambiato rispetto al passato, oggi abbiamo messo più chiaramente la necessità di avere anche l'economia civile, l'economia sociale come fruitore dei programmi legati appunto alle piccole e medie imprese,
al sostegno dell'inserimento nel mercato unico dell'attività economica anche per chi lavora nel ampio spettro, diciamo, del terzo settore e dell'economia sociale, quindi anche l'economia cooperativa. Abbiamo quindi, per fare un esempio, anche lavorato proprio sulle regole del bilancio dei prossimi 7 anni dell'Unione in questo senso, e mi sembra che ci sia anche nello spirito del piano presentato dall'Italia in queste ore la volontà di rafforzare questa dimensione. Certamente questo è un lavoro da fare costantemente, che ha anche articolazioni diverse. Per esempio, pensiamo al grande tema che rimane di tutta la, quando si parla, prima si è parlato delle disuguaglianze, io non ho citato il tema per brevità, c'è la grande questione fiscale, la riorganizzazione del sistema fiscale ovviamente ha a che fare anche con che tipo di fiscalità per il mondo del terzo settore, del sociale. Abbiamo un dibattito aperto su questo, così come appunto la necessità, per riferirmi ancora al tema fiscale, di costruire una fiscalità più giusta. Io penso che, come a livello europeo, la questione fiscale sarà chiave per proseguire il lavoro che è iniziato con il debito comune, ma che oggi va avanti sul tema della tassazione dei giganti del web, sulla questione della finanza speculativa, insomma le cosiddette risorse proprie europee. Ecco, se noi riusciamo a affrontare questi temi, riusciamo anche forse a fare un sistema fiscale più giusto anche proprio per il mondo del terzo settore. Ho voluto accennare anche questo tema perché sarà sicuramente molto molto importante per il lavoro dei prossimi mesi, anche del governo italiano, che si appresta a affrontare questi temi e che, come ho detto, in parallelo sono un po' l'altra faccia del piano di ripresa. Si è fatto il debito comune, adesso dovremo fare necessariamente un passo avanti sulla fiscalità comune europea. Grazie, grazie Brando. Ovviamente ringrazio tutti, ma vorrei chiedere un'ultima commento anche a Roberto, perché tu, da osservatore appunto delle realtà locali, sicuramente hai notato come le attività del terzo settore siano estremamente diffuse nella società. Negli ambiti più disparati troviamo attivismo civico, e questa probabilmente è una chiave che il PD del futuro, ma anche il PD del presente soprattutto, deve prendere seriamente in considerazione. È quello probabilmente il popolo e gli elettori diciamo compagni di lotta e di percorso che dobbiamo andare a cercare. Tu conosci bene Palermo, la realtà siciliana, quanto vedi quella parte di attivismo vicina a un mondo come il nostro, e quanto disponibile è a considerare un avvicinamento e una comunità di intenti con questo mondo? Ecco, guarda, io partirei proprio da quest'ultima cosa che stai dicendo, perché al di là degli aspetti economici importanti, quello che è fondamentale è la riscoperta, il rilancio, la ricostruzione del senso di comunità. La comunità, ritrovare proprio il valore della parola comunità, e in questo, diciamo, tutte le attività del terzo settore sono fondamentali e possono servire a far passare i valori veri per cui si sta insieme, il bene comune innanzitutto e la solidarietà. Ecco, attraverso le attività del terzo settore, in realtà difficili, complicate, come quelle che purtroppo sono al sud per tutta una serie di motivi, le attività del terzo settore sono assolutamente fondamentali per ricreare questo senso di comunità che purtroppo tante volte si è sfaldato, tante volte per vari motivi, per motivi economici sicuramente, per motivi della criminalità, che non dimentichiamo comunque è sempre molto presente nella realtà meridionale e che incide profondamente nei rapporti sociali. E quindi la presenza invece delle attività sociali, attività del terzo settore, serve da tessuto connettivo, alternativo a quello criminale, ed è importantissimo in realtà, soprattutto nelle periferie delle grandi città, ma anche nei centri più piccoli, che invece ci siano poi questi elementi di coesione sociale, di attività che riescono a
rimettere insieme quei pezzi che a volte appunto l'attività pubblica, l'attività statale non riesce poi a seguire. Quindi Valerio, assolutamente io sono convinto che sono attività fondamentali e che devono dare una mano enorme dove non si arriva, ma soprattutto rilanciano quel senso di comunità, di stare insieme in vista del bene comune, che dovrebbe essere quello che poi essere l'obiettivo del cittadino, perché se il cittadino non c'ha quel suo obiettivo, non ce lo può avere lo Stato. E allora finalmente diciamo siamo riusciti a trovare un po' dibattito su questo tema, che è molto, molto importante, come dicevamo inizia a diventare prioritario anche nell'agenda di governo. Io vi ringrazio, grazie Roberto, grazie Dalila, grazie Elena, grazie Brando, e adesso ci avviamo verso il secondo tavolo di dibattito. Come avevamo già detto prima, il tavolo questa volta si occuperà di giovani e cultura. A questo punto, in questo momento ci siamo chiesti allora da dove partire per far iniziare, per innescare quel riscatto che appunto giovani e cultura possono dare allo sviluppo che ci attendiamo per i prossimi anni. E a questo punto vorrei che mi raggiungesse sul on screen Eugenia Nicolosi. Ciao, buongiorno, buonasera a tutte e tutti e buon primo maggio a tutte e tutti. Grazie. Ciao, grazie a te, Eugenia, giornalista di Repubblica. Adesso chiediamo a Letizia Casuccio, il direttore generale di Coop Culture Centro Sud, di raggiungerci. Ciao Letizia, eccoti, ti vediamo. Buonasera. Benvenuta. Benvenuta, buonasera. Letizia. Buonasera a te. Chiederei adesso a... Buonasera a tutti. Chiederei a Antonio Perdichizzi. Antonio, ciao. Antonio, ciao. Antonio è l'amministratore delegato di Tri, ma è anche il founder di Isola. Sicuramente ci vorrai raccontare anche tu un po' della tua attività e delle intuizioni che provi a portare avanti in un territorio come la Sicilia. Quindi grazie di averci raggiunto. E poi voglio chiamare sullo schermo con noi Chiara Gribaudo. Ecco, ciao Chiara. Chiara è la responsabile, ciao. È la responsabile per la missione giovani della nuova segreteria del PD. Compito arduo, Chiara. Siamo ancora troppo pochi e troppo poco rappresentati. Io ho raccolto una dei commenti che arrivava da Facebook. Adesso lo chiedo subito a te e poi però lascio la parola a Eugenia, che ovviamente questo è il suo di tavolo, ma un mio amico tra i commenti chiedeva, diceva la vera rivoluzione per un PD giovane o per un ringiovanimento in generale della politica è garantire quote per i giovani nelle liste elettorali all'interno del partito e nelle liste ovviamente all'esterno del partito, quindi nelle istituzioni. Mi piacerebbe che anche su questo magari voi poteste discutere un po'. Io sicuramente lo chiederò a Enrico più tardi, però intanto direi che vi ringrazio, lascio la parola a Eugenia e buon dibattito. Grazie Valerio. Allora, buongiorno di nuovo a tutte e tutti, buon primo maggio a tutte e tutti, grazie per essere venuti e venute. Allora, già siete stati presentati e presentate da Valerio. Io immagino che da tre punti di vista differenti possiamo andare a analizzare quelle dinamiche di riscatto da poter applicare ai giovani, al sud, e io ci metto le donne, così, perché immagino che possiamo comunque infilarle da qualche parte queste benedette donne. Partirei da intanto proprio come testimonianza, diciamo, ad entrare nel vivo del racconto. Io partirei da Letizia Casuccio, che assolutamente fa parte di un sistema assolutamente virtuoso in relazione alla presenza femminile in ruoli di comando, se così possiamo dire. Chiara, ti abbiamo persa, ma noi andiamo avanti lo stesso. Ok, andiamo avanti. Quindi Letizia, raccontaci un po' appunto di Coop Culture e della fortissima presenza femminile all'interno di questa realtà importantissima.
Allora, innanzitutto grazie per questo invito e per questo scambio di opinioni molto benito, e soprattutto grazie per aver dedicato il primo maggio a Portella della Ginestra, perché non è soltanto un fatto retorico, ritengo davvero che sia un pezzo di storia che non dobbiamo dimenticare, perché è un pezzo di storia di dignità della nostra terra e dei nostri contadini, e quindi insomma, come dire, della nostra realtà produttiva che si è ribellata alle angherie di quegli anni. La nostra, mi perdonerete se la connettività non sarà tra le migliori, ma non sono diciamo in una situazione comodissima per fare una diretta streaming. La nostra, quella di Coopulture, è una storia di una cooperativa fatta di donne e di uomini, siamo circa 2300 in tutta Italia, siamo impegnati nella gestione della valorizzazione dei patrimoni culturali che va dal Colosseo alla Reggia della Venaria Reale, al Palazzo Portale di Mantova, al Museo Nazionale di Napoli, a Pompei, al Colosseo appunto. E soprattutto in Sicilia gestiamo due concessioni molto importanti, la Valle dei Templi e nella città di Palermo il sistema museale. Per capirci, è un'impresa fortemente caratterizzata dalla labor intensive, sfonda proprio le sue risorse principali sono proprio il capitale umano, e anzi ne approfitto proprio di questa ricorrenza, di questa occasione, di discutere con tanti di voi, come che sono anche decisori politici, per raccontarvi che è possibile costruire anche partendo dal basso, anche partendo da zero, è possibile costruire opportunità di lavoro e di crescita dei territori proprio a partire dalla cultura, in particolare a partire dai beni culturali, perché sono beni non delocalizzabili, sono asset sostenibili e non si esauriscono in qualche modo, e quindi sono capaci di generare valore aggiunto nel tessuto civile, sociale ed economico dei territori. Questo, diciamo, è il grande valore dei beni culturali. In Sicilia ho unito questa grandissima ricchezza che gestiamo, appunto, come, cioè, faccio solo l'esempio della Valle dei Templi, perché è sicuramente quello più emblematico, abbiamo trovato per la gestione di queste attività un capitale umano straordinario, che abbiamo reclutato, selezionato e formato nella massima trasparenza e con modalità assolutamente innovative, creando anche delle nuove competenze non, diciamo, presenti sul mercato della formazione anche accademica. Voglio raccontarvi che abbiamo fatto una call pubblica alla quale hanno risposto circa 4.000 persone, noi abbiamo in Sicilia 150 soci lavoratori della cooperativa, tutti a tempo indeterminato, e quindi 4.000 curricula abbiamo ricevuto, diciamo come ai tempi delle poste, come dire, proprio un reclutamento molto molto massiccio, e abbiamo, diciamo, incontrato ragazzi e ragazze straordinarie che sono veramente la migliore gioventù cosiddetta, insomma, che è stata costretta a vivere fuori della Sicilia, molti di loro sono tornati in Sicilia per lavorare. Scusa, Letizia, ti interrompo un attimo se posso. Se te ne ricordi, altrimenti non fa nulla, ti ricordi in che percentuale i curriculum erano di ragazze o di ragazzi? Così un dato che interessa a me. Se parliamo dei numeri, vi dico subito: Coopulture al suo interno al 70% donne e il 30% di uomini, ma essendo un'azienda cooperativa, gestione femminile fin dalle sue origini, in questo momento nel board di Coopulture ci sono solo donne, questo ci scuserete, noi siamo proprio un'azienda veramente con una fortissima caratterizzazione di donne. In Sicilia da Agrigento, vi dicevo, siamo quasi 150, con una media di 30 anni, a grande maggioranza femminile appunto, e quasi tutti laureati, attualmente quasi tutti sono i settori sociali, perché nessun settore più del nostro è stato danneggiato dalla pandemia. Purtroppo il turismo e soprattutto il turismo culturale, più di altri tipi di turismo, sono stati veramente accigliati da questa maledetta pandemia, e quindi insomma ci sono tantissimi archeologi, storici dell'arte, destination manager, dei ragazzi che appunto hanno studiato economia e quindi si occupano più per noi del marketing territoriale. Insomma, diciamo, oggi vi voglio salutare e ringraziare perché
davvero i nostri soci sono stati le vittime, una, delle, diciamo, una categoria importante di vittime della pandemia. In Sicilia non abbiamo ancora riaperto, quando riapriremo non vorrà dire che ripartiremo, come vi potete immaginare, perché riaprire i musei e i monumenti in questo momento non vuol dire rilavorare come si poteva lavorare nel 19, perché considerate che stanno entrando 300 persone dal Colosseo quando nel 19 in questi giorni ne entravano 30.000, quindi insomma, tanto per darvi due numeri che la dicono tutta. Assolutamente sì, grazie Letizia per questo cappello. Comunque torneremo sul turismo e sulla cultura anche diciamo dando un po' di numeri partendo dal recovery. Andando invece a Chiara, Chiara Gribaudo, deputata con delega alla missione giovani in questa segreteria nuova del PD. Io ti chiedo subito una cosa che mi ha molto colpito. Tu hai rilasciato un'intervista al Fatto Quotidiano a febbraio, dove ti hanno fatto un titolone in cui hai detto: la parità non è un baratto, quindi qua parliamo appunto di autodeterminazione, comunque di presenza appunto femminile a ruoli di comando, perché hai voluto svicolare su una paventata nomina sottosegretaria dicendo sotto, vice, sono parole da ancella, eventualmente rimango deputata come sto. Raccontaci appunto il ragionamento che sta dietro, che io sono curiosa, penso anche gli altri e le altre. Bene, intanto anch'io auguro a ciascuno di voi che ci segue buon primo maggio. Mi fa particolarmente piacere, lo dico perché sono piemontese, ma pensare di festeggiare anche solo a distanza il primo maggio nella memoria di Portella della Ginestra mi fa davvero molto piacere. E aggiungo che oltre al ricordo di Portella della Ginestra ci portiamo dietro quest'anno una persona in più da ricordare, di cui io ricordo un grandissimo intervento a Portella della Ginestra, che ci invitava al potere e al valore della memoria, e che era Emanuele Macaluso, e che per me e per chi come me fin da ragazza ha avuto passione politica è stato un grande punto di riferimento, una penna e una mente lucida, sempre controcorrente, mai appunto si è lasciato in qualche modo rapire da un pensiero unico anche all'interno della discussione di partito, e credo che anche questo sia un valore aggiunto che oggi in questa discussione non dobbiamo mai dimenticare. Non voglio svicolare alla domanda. Io ovviamente ho fatto quell'intervista in un momento, lo voglio ricordare perché giustamente bisogna contestualizzarlo, un momento in cui devo dire il Partito Democratico, i dirigenti del Partito Democratico avevano compiuto una scelta, a mio giudizio, ma non solo a mio giudizio direi, piuttosto sbagliata, non trovo altri termini, e cioè per la prima volta nella storia del Partito Democratico, quando si è trattato di definire la delegazione di governo, non è stato presentato alcun nome di donna. Grave perché non solo perché siamo la metà della popolazione, grave perché al nostro interno abbiamo competenze, grave perché sta scritto nello statuto del PD, grave perché era la prima volta che succedeva. Io e altre su questo abbiamo posto l'attenzione perché, come dire, credevamo che fosse profondamente sbagliato. Anche la destra, finanche la Lega ha presentato dei nomi di donne, il Partito Democratico no. E quando poi la toppa è stata peggio del buco dicendo beh, ma allora faremo tutte sottosegretarie donne, per quel che mi riguarda, io ho parlato per me perché il mio nome era circolato sulle tematiche del lavoro, che sono temi che seguo da un po' di anni ormai, io appunto da questo punto di vista non ho apprezzato questa modalità, perché è una questione spesso non solo di merito ma anche di metodo. E il metodo, dal mio punto di vista, è stato sbagliato, perché suonava come un risarcimento. E non esiste risarcimento quando in realtà non c'è quella sensibilità a monte. E il Partito Democratico deve averla. Dopodiché sono anche contenta che dopo quel
la parentesi, chiamiamola così, perché io voglio considerarla una parentesi che si è chiusa e che un errore del genere non avvenga mai più, perché non era mai avvenuto, ripeto, da questo si sia imparato molto. E da questo punto di vista direi che i primi segnali della segreteria Letta sono andati in una direzione totalmente diversa, non solo e non tanto, guardate, per il lavoro anche complicato che alcuni di noi ricoprono e faranno in questa segreteria, e speriamo di fare bene, ma anche per la scelta che ha dato nel cambio, per esempio, ai capigruppo. Insomma, ha voluto dare da subito un segnale molto forte per dire: io torno, e se torno, torno per cambiare ciò che fino adesso in qualche modo ha sottaciuto una questione che è una grande questione e una questione tutta culturale, a proposito dell'argomento di cui dobbiamo discutere oggi, e su cui evidentemente anche la politica spesso deve fare ancora dei passaggi in avanti. Quei passaggi in avanti li dobbiamo fare tutti insieme, ciascuno nel suo spazio, e lo dico perché troppo spesso le donne devono dimostrare 10 volte di più di essere più brave, più capaci, più preparate, mentre la questione della preparazione troppo spesso agli uomini nemmeno viene chiesta. Quindi da questo punto di vista, perché valgono magari altre logiche, sono invece contenta che ci sia stata una scelta in base a quello che era stato un percorso non solo ed esclusivamente curriculare, ma anche di esperienza politica, per dire che bisogna cambiare il passo, e bisogna cambiare il passo a partire da noi, dalla nostra comunità politica. Speriamo ovviamente che sia solo l'inizio. Grazie Chiara. Allora, io adesso intanto saluto Antonio, benvenuto. Antonio è già stato presentato da Valerio, comunque Antonio è un imprenditore digitale, è un angel investor. Intanto a me interessa questa figura perché ti immagino come il benefattore di tutte le startup che nascono virtuose, no? Poi ci racconterai magari cosa fai nel dettaglio. Intanto una breve presentazione proprio di te, perché poi ho una domanda per tutti e tre. Ok, grazie Eugenia, ringrazio Valerio e il PD Siciliano per l'invito, e devo dire che sono felicemente in minoranza in questo panel. State parlando così tanto di donne che, no, mi sento quasi io a questo punto a essere in minoranza, ma in realtà ne sono molto contento, e nel raccontarti cosa faccio nel mio lavoro voglio anche raccontarvi un piccolissimo aneddoto. La mia azienda Tri, che ho fondato più di 10 anni fa in Sicilia, quando abbiamo iniziato, un'età media naturalmente bassissima, la maggior parte eravamo molto giovani, assumevamo persone giovani, siamo partiti dalla Sicilia, poi abbiamo sedi in tutta Italia e adesso facciamo parte di un gruppo internazionale. Dopo i primi 2 o 3 anni mi sono reso conto che eravamo quasi tutti uomini, e a volte queste cose succedono, non è che era una scelta, ma quando te ne accorgi comprendi che ogni qualvolta non c'è il mix giusto, non c'è diversità, le cose funzionano meno bene. Questo vale nelle imprese, vale nella nostra società, vale a scuola, vale ovunque. Abbiamo fatto una scelta a quel punto, abbiamo incominciato a risolvere questo problema, adesso siamo in perfetta parità o forse ci sono più donne, e questo è estremamente importante, lo ritengo importante perché, vedete, da questa situazione così complessa non è che noi dobbiamo soltanto investire per aiutare i giovani o le giovani donne o le giovani donne del mezzogiorno, perché poi sono queste tre grandi categorie che messe insieme sono davvero un tema drammatico, no? Di complessità. Ma sono proprio lì le risorse intellettuali, culturali, di contributo che ci possono aiutare a uscire molto meglio da tutto questo. Però, Eugenia, mi hai fatto una domanda, cosa faccio? Io mi occupo di innovazione, aiuto le grandi aziende a lavorare con le giovani imprese, le start-up. Crediamo che ci sia un potenziale incredibile nella collaborazione tra questi due mondi diversi, e quindi la nostra azienda aiuta a far questo. Dicevi angel investor, business angels. Certo, mi è capitato in questi anni anche di investire in questo tipo di aziende, oltre che aiutarle nel crescere, per lo stesso motivo di cui dicevo prima. Credo fortemente nel loro potenziale, perché vedete, le nuove imprese nascono per risolvere problemi. Noi purtroppo ne abbiamo abbastanza, provare questa chiave di trasformazione, di cambiamento possibile
è estremamente utile e importante, e poi magari ce ne sarà tempo dopo, vi racconto, stiamo anche creando un luogo, come ha accennato prima Elena Militello, dove queste imprese possono trovare una loro casa, dove i South Worker possono trovare il proprio presidio di comunità e dove molti giovani possono formarsi, che ritengo sia una cosa estremamente importante. Tutti questi processi devono partire il prima possibile, lo faccio anche tanto con attività di volontariato a scuola, perché credo che è da lì che costruiamo la parte più importante del nostro futuro, e di cultura ce ne vuole tanto a tutti i livelli e non è mai troppo presto. Grazie Antonio. Ok, arriva la domanda per tutti e tre. Voluta dal PD, nasce con Recovery la clausola trasversale che prevede che all'interno di alcuni bandi ci sia appunto una clausola per incentivare l'assunzione di giovani e di donne. Intanto mi chiedo appunto se questo non possa essere un punto di partenza per una sinergia tra settore pubblico e settore privato. Dopodiché mi domando a livello culturale, ma questa è una seconda domanda, ne parleremo dopo, a livello culturale se ci sono degli intoppi per cui giovani e donne non di fatto cercano un impiego qui. Il tasso di disoccupazione femminile al sud in Italia in generale, ma al sud in particolare, e di giovani in Italia in generale e al sud in particolare, sono dati spaventosi, sono dati che ci staccano dalla media nazionale di diversi punti. Però poi dico, ne parleremo facendo un passo indietro. Questa clausola, giusto, trasversale, può essere un buon attacco per partire con delle sinergie tra pubblico e privato? Abbiamo esempi virtuosi di pubblico e privato nella gestione di macro settori, per esempio cultura, per esempio turismo, per esempio innovazione digitale, che sono poi quei tre in cui io vedo il futuro un po' della Sicilia. E io darei la parola a Chiara, poi Letizia, poi Antonio. Chiara, prego. Sì, grazie. Io sarò breve anche perché rispetto alla seconda parte della tua domanda è bene sentire Letizia e Antonio. Intanto però ci tengo a ribadire il passaggio che hai sottolineato, e cioè il Partito Democratico ovviamente crede molto sulla parte di riconversione ecologica del sistema economico produttivo, così come ovviamente dei processi di digitalizzazione e sulle riforme importanti da fare. Ma appunto, come hai ricordato, il Partito Democratico ha voluto puntare l'accento anche dei propri interventi tra le discussioni, tra i confronti tra le forze politiche, proprio sugli assi trasversali che tu ben ricordavi, ovvero appunto giovani, donne e sud. Questo perché appunto a partire dai temi del lavoro, di cui discutiamo oggi e che sono, credo, al centro della riflessione di ciascuno di noi, serve un salto di qualità. Serve uno scatto in avanti davvero forte, serve perché tu ricordavi che cosa succede per il Sud Italia, ma dobbiamo ricordarci che esistono tre forti disuguaglianze crescenti, e sono quelle appunto geografiche, tra nord e sud del paese, ma Eugenia consentimelo, anche tra diverse aree interne del paese. Ci sono paesi, io sono dell'entroterra piemontese e alcune situazioni, penso alla mancanza di servizi, l'accesso ai servizi, l'accesso ai luoghi di lavoro, l'accesso alla banda larga, l'accesso quindi a una formazione di qualità, è analoga a proposito alle stesse aree interne della Sicilia. Tra l'altro, apro un inciso, quest'autunno abbiamo fatto un grande esperimento grazie all'ex ministro Provenzano, mettendo a confronto i giovani delle mie valli occitane, quindi piemontesi, con i giovani del vostro territorio. Ne è nato un confronto molto interessante, e anche da qui ho preso un po' di spunto rispetto alla discussione politica che abbiamo poi fatto come segreteria del Partito Democratico, per dire che cosa? Per dire, ci sono dei ragazzi da nord a sud del paese che vogliono continuare a restare sui propri territori perché vogliono preservarne la cultura, la storia,
e magari da lì, attraverso i nuovi strumenti, appunto, che passano anche dall'accesso alla banda larga piuttosto che dalle nuove idee di lavoro, ecco, a partire da lì vogliono provare a ricostruire un'identità e un'idea di comunità, di partecipazione alla propria comunità. E per farlo, sì, serviva trovare il modo di dire... Ricordiamoci che i dati sono drammatici sulla disoccupazione. Il dato, stavo dando quello del di internet, scusami, 16 milioni di famiglie italiane non hanno connessione internet. Esatto. Il 60%. Infatti, il 60%, ed è una percentuale altissima. Pensate tra l'altro bambini e ragazzi rispetto alla DAD. Abbiamo infatti aumentato il tasso di dispersione scolastica. E questo è un elemento che il nostro paese non può permetterselo, non può permettersi un paese a natalità zero di non investire sui propri ragazzi e le proprie ragazze, non può pensare di dare loro una speranza di costruire un futuro, un'idea di futuro a partire appunto dal proprio territorio. Ecco perché il PD ha voluto dare un segnale preciso, coraggioso, forte, dicendo bene, guardate, se ci pensate poi, in inglese viene tradotto nel termine accountability, cioè significa che se lo Stato dà, in questo caso anche l'Europa ha dato e ha dato molto, e finalmente abbiamo riscoperto una nuova idea di Europa, un'Europa dei popoli, un'Europa che non è più l'Europa dell'austerity, ma è un'Europa che investe, che riparte, che mette al centro le persone, che era esattamente l'idea del Partito Democratico e per cui il Partito Democratico si è battuto, a differenza di altre forze politiche, si è battuto fortemente per questo, abbiamo ottenuto un salto di qualità vero, tra l'altro dico che servirà fare di più e meglio, per farlo serve consapevolezza, per farlo servono delle clausole che non siano vessatorie, ma che siano degli elementi che consentono di aprire una vera discussione, perché sappiamo che altrimenti il rischio è che si parli di occupazione e di buone pratiche, ma che rimanga un tema da convegno. Noi invece abbiamo bisogno di incidere radicalmente per cambiare le condizioni e i numeri della disoccupazione giovanile che è cresciuta sopra il 30% nel nostro paese, dei NEET, cioè dei giovani che non studiano e non lavorano nel nostro paese e che tornano sopra i 3 milioni, delle donne. Le donne lavorano ancora troppo poco, siamo oltre la metà della popolazione eppure siamo ancora meno del 49% delle donne che lavorano nel nostro paese, come sappiamo lavorano troppo spesso a tempo determinato o con contratti precari. Non è un caso che spesso sui servizi che hanno dovuto essere chiusi a causa di questa pandemia sono state le prime e i primi giovani e donne a perdere lavoro. Le tre grandi disuguaglianze sono di genere, generazionali e appunto geografiche. Per questo serviva dare un esempio forte e per questo il Partito Democratico ha chiesto e ha ottenuto, devo dire perché il primo ministro Draghi ha raccolto ed accolto questa proposta facendo la sua, per dire su ogni progetto del PNRR che prevederà investimenti e dunque sviluppo e potenziale occupazione, deve esserci un'attenzione proprio a giovani e donne perché sono quelle che appunto stanno pagando di più. Questo al nord, al sud del paese, laddove c'è una diseguaglianza, cerchiamo di costruire un'idea, ripeto, di partecipazione vera, seria, preparata, per cambiare. Grazie Chiara. Letizia, una sinergia tra pubblico e privato nell'attesa che vengano investiti questi 6 miliardi e mezzo per l'innovazione digitale. Allora, io prima di rispondere a questa, proprio un minuto sulla questione, non so se mi sentite. Sì, ti sentiamo. Sì. Perfetto, lo dico prima di rispondere a questa domanda, così precisa, io ho bisogno di tornare un attimino indietro e un po' riprendere il ragionamento di Chiara. Prima di arrivare al PNR, noi abbiamo bisogno di sostenere le imprese, soprattutto del turismo e della cultura, che sono state scarsamente sostenute dagli interventi governativi, per mille ragioni, che non sto qui a polemizzare, siamo molto indietro. Soprattutto le imprese labor intensive, io guardo la mia, perché sulle imprese
come le nostre, abbiamo la necessità di sostenere politiche attive del lavoro per fare in modo che si possa ripartire anche con del, diciamo, con delle nuove competenze e quindi avere, diciamo, quel minimo di supporto in più, soprattutto su donne e giovani già impiegati, perché non si tratta soltanto di, diciamo, salvaguardare le nu- la nuova occupazione, scusate, di raggiungere, di migliorare le nuove occupazioni, ma anche di salvaguardare la vecchia occupazione, che molto spesso è qualificata, ma non è sufficientemente qualificata per ingaggiare le risorse del recovery, che invece prevederanno anche delle competenze professionali completamente diverse o comunque aggiornate rispetto al passato. Quindi questo vuol dire decontribuzione, soprattutto per giovani e donne, subito, perché questo ci consentirà di mantenere le donne al lavoro. Non sarà così semplice altrimenti farlo quando si tratterà di decidere se quando si metterà, diciamo, anche la buona pratica dello smart working e soprattutto il sostegno alle politiche attive del lavoro, soprattutto per le imprese, l'abbattimento dei costi fissi per le aziende, soprattutto quelle maggiormente colpite dalla pandemia, e poi appunto delle politiche che mixano ammortizzatori sociali e politiche attive. Ecco, detto questo, che non è una medicina, come dire, complicatissima, penso che oltretutto il ministro Orlando su questo stia lavorando, ma noi siamo molto attenti, noi siamo qui a vigilare affinché questo governo su questo tema soprattutto del lavoro femminile, del lavoro per i giovani, sia più che attento, e non solo per il futuro, ma anche per ora, perché sennò noi non ripartiremo. Sul recovery, il piano nazionale di recovery, sicuramente la ripartenza e resilienza, così come detto, sicuramente è appunto un piano molto interessante, anche molto ambizioso. Io, diciamo, la nostra preoccupazione, soprattutto sul nostro settore, insomma, c'è molto impegno, perlomeno così si legge. Quello che noi temiamo è che ci sia un eccesso di concentrazione sull'ambito tecnologico e infrastrutturale a scapito poi invece della... ne parlavamo anche con Eugenia stamattina quando ci siamo sentite. Quello che non può essere che questo piano vada a scapito delle politiche di gestione. Per questo è così importante, diciamo, avere la possibilità che ci siano immediatamente delle azioni di coprogettazione fra pubblico e privato, e io nel partenariato pubblico-privato aggiungo sempre un'altra P, che è people, che è comunque comunità, perché non riusciremo a trasformare il nostro paese senza ingaggiare gli abitanti, che devono diventare degli ambasciatori di cultura, naturalmente. Soprattutto io, naturalmente, ragazzi, il recovery lo vedo sull'aspetto turismo e cultura, ma insomma è un aspetto molto importante sul quale si dà veramente molta importanza. Noi dobbiamo però in questo essere molto pragmatici. Noi non riusciremo a costruire, a trasformare i nostri territori, molti di questi territori che meriteranno interventi sul recovery. Immaginiamo le zone, diciamo, che andranno rigenerate perché sono state violentate anche dal punto di vista ambientale, su quelle ci si soffermerà moltissimo, molto probabilmente, però ecco, per fare quel lavoro lì è necessario programmare, perché quello che non può essere è che ci siano delle monadi, per cui c'è da una parte enti locali, il governo, regioni che programmano, dall'altra invece poi dei privati che dovranno gestire questa programmazione. Ecco, noi su questo dobbiamo superare questo gap, perché se non ci cominciamo a fidare l'uno dell'altro, il vero rischio è che ci supereranno Croazia, Polonia, cioè tutti i nostri competitor della vicina Europa e del Mediterraneo, e noi non saremo in grado, poi magari avremo assegnato queste risorse, ma non saremo in grado di spenderle. Allora, siccome abbiamo abbastanza chiaro il quadro, perché veniamo da un'esperienza anche abbastanza devastante, di come abbiamo utilizzato le risorse europee, allora a questo punto noi dobbiamo davvero stringerci e superare quelle barriere, scusate, sono in campagna, superare quelle barriere che sono, diciamo, in questo momento superabilissime, se si riuscirà a fare sistema. Forse anche snellendo un po' la burocrazia. No, ma non è solo un problema di burocrazia, è proprio un problema politico, cioè bisogna superare... Sì, anche. Ci sono adesso...
oggi il codice degli appalti ci dà possibilità di coprogettare insieme. Questo è un problema di fiducia anche, ecco, come dire, di abitudine a coprogettare insieme. Noi insieme alle accademie, insieme al pubblico, ma se non lo faremo, non faremo un sistema Italia, noi non usciremo da questo quadro. Antonio. Eugenia, mi rifai la domanda? Cosa vuoi sapere adesso? Dopo la domanda è... Allora, tra i diversi milioni di investimento che io, se vuoi, ti snocciolo in breve, nel senso che sono previsti per l'innovazione digitale 6 miliardi e mezzo, 19 miliardi per l'inclusione, 49 miliardi per la digitalizzazione, innovazione e cultura, tra cui valorizzazione di siti, luoghi culturali e hotel, e altre cose che in questo momento non ci interessano. Io ti dico, come la vedi una sinergia tra pubblico e privato? Tu mi dicevi, lo possiamo dire in una breve chiamata che ci siamo fatti stamattina, che comunque un'opinione condivisa con la ministra per il Sud Mara Carfagna è che spesso a Sud ci sia l'attesa della manna senza di fatto sbracciarsi. Io non so se è così, io in realtà conosco tanta gente che si sbraccia moltissimo, però dico, per carità, evidentemente non abbiamo tutti la stessa opinione. Tu, d'altro canto, sei una persona che lavora sostanzialmente col privato, contribuendo alla crescita territoriale e anche del tessuto sociale di Catania, per fare un esempio. Quindi raccontaci cosa ne pensi tu. Guarda, il contributo che posso dare è questo. Innanzitutto il fatto che un'enorme quantità di risorse come questa venga investita, qualsiasi siano le scelte, produce ovviamente un impatto. È chiaro che dobbiamo discutere delle scelte, ragionare delle scelte e augurarci che questa suddivisione venga rispettata, perché è oggettivamente abbastanza interessante. Credo che ognuno di noi potrebbe trovare qualcosa da migliorare secondo il proprio punto di vista. Io ti dico che avrei preferito un po' di investimenti in più sui giovani, sull'educazione e sulla scuola, però dobbiamo dire anche che è stata inclusa, che c'è una grande attenzione al digitale, certo, e alla transizione ecologica, importantissima. Quindi diciamo che, prendendo per buono che la suddivisione è oggettivamente interessante, il solo il fatto che ci sia una mole così grande di denaro produce degli impatti. Ora però vorrei richiamare su un altro tema, e l'attenzione che è quello che dobbiamo farlo davvero, perché noi abbiamo sempre avuto, soprattutto nel Mezzogiorno, risorse economiche molto importanti dall'Europa, ma abbiamo un ritardo strutturale nella spesa dei fondi strutturali. Diciamo, ecco, noi tra i fondi strutturali la parola che abbiamo preso è soltanto strutturale, associata al ritardo. Anche perché consideriamo che se adesso riusciamo a trovare modelli nuovi di spesa, più efficienti, e condivido ovviamente con Letizia, che possono essere concertati tra pubblico e privato, e tra le tante diverse anime di questi due mondi, perché poi pubblico e privato forse sono un po' troppo semplici. Nel pubblico abbiamo tantissimi livelli, e nel privato allo stesso modo abbiamo anime molto sensibili, no? Dal terzo settore alle associazioni, alle imprese piccole, alle start-up, a quelle grandi. Fare rete è complesso, è pesante, è anche costoso in termini di tempo, ci vuole davvero una cultura del saper collaborare e cercare di creare valore insieme, però può essere la chiave assolutamente giusta. Dicevo, bisogna realizzare. Se noi riusciremo a realizzare bene questi investimenti e in fretta, a quel punto sì che potremmo monitorarne gli impatti, e se sapremo farlo con metodologia di concertazione e poi ancora anche con la loro reale realizzazione in tempi corretti e brevi, credo che questo possa essere un grande insegnamento, perché ricordiamoci che non finisce qui. La programmazione europea, che in questo momento è un po' rallentata di Horizon Europe, comunque prevede nel prossimo settennio, o meglio nel settennio in corso, altri 100 miliardi che il Sud si troverà a investire. Ecco, quindi credo che molto bene abilitare le infrastrutture, e ormai quelle digitali sono assolutamente alle pari di tutte le altre, e molto bene investire sull'educazione, sulla mobilità sostenibile, sul green nella sua più grande accezione. Credo che in alcuni dei pilastri del recovery plan noi abbiamo alcune delle vocazioni della Sicilia, perché c'è la cultura e noi possiamo essere molto forti, sul green possiamo essere molto forti, e il digitale
è quell'ingrediente magico che ci può aiutare a ridurre le distanze rispetto al resto del mondo e giocarcela alla pari. Questo è quello che posso dirti dal mio punto di vista. Ti dico una cosa, qua vi verrà sicuramente in aiuto Letizia. A sud, che abbiamo aree vastissime di trasiti archeologici, centri storici e monumenti, riusciamo a raccattare un misero 15% di turismo straniero, e questi sono dati del 2018, quindi pre-Covid, pre-tutto. Voi pensate che tra le migliorie ai siti culturali e le migliorie alle strutture ricettive, senza delle operazioni che vanno veramente a velocizzare le connessioni tra una città e un'altra, per esempio, si possa aspirare a diventare una meta turistica al pari di altre regioni d'Italia o di altre località europee? Cioè, non manca qualcosa, o può essere anche che è soltanto un'impressione mia? Se Chiara ovviamente ha qualcosa, ha un'opinione. Non è una tua impressione, Eugenia. Allora, diciamo che ci sono due problemi. Il problema dei problemi nel turismo, io lo dico veramente in maniera anche un po' polemica, è stata la riforma del titolo V. Perché che ogni regione faccia per fatti suoi non ha portato il brand Italia, cioè non ha portato a delle politiche nazionali, per cui noi non abbiamo un brand Italia. Noi va alla fiera di Miami, al Cruise Day, ci va al Molise che non c'ha il mare, magari oppure c'ha un pezzetto di mare, no? Però ci va perché c'è il signore del Molise che c'ha un pezzetto di mare e va al Cruise Day. Allora, noi dobbiamo, cioè noi come sistema paese abbiamo un problema gigantesco da questo punto di vista. Quindi il primo problema è quello di un marketing del sistema paese. E questo, diciamo, fino a che abbiamo questa separazione fra regioni non andrà sicuramente a far crescere il paese in modo omogeneo. Poi, Eugenio, c'è un problema infrastrutturale, cioè che è quello dei trasporti, per esempio. Cioè, se tu pensi che arrivi da Berlino a Palermo in un'ora e mezza e poi ce ne vogliono quasi tre per arrivare da Palermo ad Agrigento, cioè capisci bene... Veramente, che, cioè, se sei in Italia, noi oggi abbiamo 1 milione di visitatori. No, ecco, capito. Cioè, alla Valle dei Templi vanno 1 milione di visitatori pre-pandemia, che è un numero esagerato, un numero eccezionale. Ma cioè, se avessimo avuto una superstrada che porta da Catania ad Agrigento, da Palermo ad Agrigento, forse noi avremmo avuto 3 milioni di visitatori, no? Perché cioè, è evidente che è così. Quindi c'è un problema infrastrutturale che soprattutto che è il gap maggiore che ha il sud. E quindi, insomma, questo è sicuramente... Ma poi c'è proprio il problema di politiche pubbliche legate alla promozione. Allora, io vi faccio un esempio. Noi lo scorso anno abbiamo portato il sindaco, faccio sempre l'esempio di Agrigento perché siamo in Sicilia, e abbiamo portato il sindaco di Agrigento, abbiamo concordato con la città di Agrigento e la città di Chengdu in Cina, ovviamente pre-pandemia, un gemellaggio, e a gennaio del 20, quindi un mese prima dell'emergenza sanitaria, avevamo già le prenotazioni, ma non poche prenotazioni, di il turismo cinese che si sposta, come sapete, anche in maniera, diciamo, organizzata, perché sono i sindacati, sono gli intermediari della domanda che organizzano i viaggi. Ecco, questo è quello che in questo momento manca al paese, cioè manca al paese una grande cabina di regia che sul turismo in qualche modo indirizzi le politiche del turismo, le politiche che sono politiche commerciali, ma sono soprattutto delle vere e proprie politiche di sostenibilità territoriale. E quindi naturalmente noi abbiamo bisogno di svuotare le grandi città d'arte, perché avevamo il fenomeno dell'overtourism. Oggi devo dire quel fenomeno purtroppo non esiste più neanche nei grandi attrattori culturali del nostro paese, ma probabilmente torneranno ad essere visitati, seppure con modalità sicuramente diverse dopo l'emergenza sanitaria. Adesso abbiamo un problema proprio di creare delle cabine di regia. Questo paese ha bisogno di reti che fanno sistema e di cabine di regia che fanno delle politiche per tutti. Allora, io con grande rammarico, perché avrei continuato a parlare per un'altra ora, vi devo salutare, perché tra 2 minuti c'è l'intervista al segretario. Valerio, noi ahimè dobbiamo staccare. Sì, infatti sono rientrato io così a suonare il gong di questo secondo tavolo che...
tanto quanto il primo è stato molto interessante e vivace, quindi voglio ringraziare Chiara Gribaudo, Antonio Pernichizzi e Letizia Casuccio, grazie mille, e secondo me nelle prossime settimane con tutti e tre avremo da rivederci, risentirci e iniziare a mettere in pratica un po' dei concetti che ci siamo detti. Vorrei anche a questo punto cogliere l'occasione per ringraziare Eugenia che mi ha supportato durante l'organizzazione di questo evento e tre persone che sono dietro lo schermo, quindi vorrei ringraziare Filippo Fenech, Gabriel Zurlo e Vladimir Pantaleone. Ovviamente queste cose non succedono da sole o grazie all'intuizione di uno che poi resta qua davanti alla telecamera. Grazie a tutti e quattro. E adesso a questo punto passiamo al prossimo appuntamento. Vorrei che venisse sul palco con me Floriana Bulfon. Buonasera a tutti. Ciao Flo. Floriana Bulfon è una giornalista d'inchiesta del gruppo Repubblica L'Espresso, è una buona amica e quindi sono contento che sia qua con noi. Floriana, oggi riguardavo alcune memorie di Facebook e esattamente un anno fa, domani, noi facevamo un'altra diretta, ma questa volta su una piattaforma diversa, la facevamo su Instagram. Evidentemente inizio maggio è proprio il nostro mese di unione a strade, quindi grazie di esserci ricascata in uno dei miei trabocchetti. Invece so che è già online Enrico Letta, il segretario del Partito Democratico, quindi eccoti, ciao Enrico. Grazie di essere qua con noi anche tu. Io chiaramente siamo perfetti coi tempi, quindi non voglio rubare tempo all'intervista. Però Enrico, due cose mi fa piacere dirle. Uno dei miei amici tra i commenti lanciava la provocazione, ed era una provocazione sul rinnovamento all'interno del PD e all'interno della politica più in generale, che era l'istituzione di quote per i più giovani. Questa te la lascio e secondo me merita un tuo commento. Io invece, contestualmente a questa provocazione che arriva da Federico, vorrei anche lanciare un invito, perché non è solo quello che ci viene dato come giovani che può cambiare la situazione, ma abbiamo la necessità anche noi di entrare in massa, ognuno con le proprie sensibilità, all'interno della politica e dell'attivismo. Quindi abbiamo quella necessità lì di modificare il pensiero comune, di prendere le decisioni, di entrare con il nostro, con nuove priorità, e quindi l'invito è appunto di entrare come i barbari entrarono nell'antichità, non con violenza, ma appunto modificando in maniera radicale e per tanto tempo il sentire comune, e poi da quella fusione che avvenne tra la fine dell'impero e l'arrivo di queste nuove istanze è nata la modernità. Quindi io lascio a questo punto la parola a voi e grazie mille, grazie Floriana, grazie Enrico. Grazie Valerio e grazie per questa iniziativa, appunto in un primo maggio che purtroppo è ancora di piazze vuote, ma in un periodo che sappiamo essere drammatico e che ci ha costretto a ripensare, no, a nuovi modelli. Quindi credo che questa occasione che abbiamo di confrontarci con il segretario del Partito Democratico su temi fondamentali come lavoro, come giovani, come sud e anche come partecipazione sia importante. Io vorrei entrare subito dal vivo, segretario, chiedendole questo. Siamo l'unico paese che chiama il Next Generation Plan con il nome di Recovery Plan. E non è una cosa da poco, no? L'Europa ci chiede di costruire il futuro e noi pensiamo a recuperare nel passato. Ecco, se partiamo da questo, sembra che il suo impegno, l'ha detto più volte, no? Sulla centralità dell'occupazione giovanile e femminile sia arduo da realizzare. Io vorrei chiederle come pensa di riuscire a concretizzarlo.
Ma intanto grazie, grazie di essere qui per questa chiacchierata, un grande grazie a tutti coloro che hanno organizzato, sono stati citati prima, a partire naturalmente da Valerio, un saluto a Anthony Barbagallo e a tutti coloro che hanno messo in piedi questa iniziativa, bella, molto bella, ho scelto questo momento per dare un messaggio anche di tipo nazionale, ovviamente non soltanto legato alla Sicilia, ma l'ho voluto fare dalla Sicilia, diciamo in altri tempi sarei stato fisicamente in Sicilia, spero che possa accadere molto rapidamente. Entro subito nel merito perché abbiamo tante cose da questioni da affrontare e questa prima questione è naturalmente la più difficile. Tanto è molto giusta la nota che faceva sulla questione del nome, effettivamente è vero, questo è molto vero, in tutta Europa si parla di Next Generation EU e si parla di piani nazionali per l'applicazione di Next Generation EU. Poi ovviamente ogni paese lo declina a suo modo, nella sua lingua, ma Recovery Plan, cioè piano per la ripresa, è l'unico paese dove si parla e si continua a chiamarlo Recovery Plan è l'Italia. E io penso che forse dobbiamo anche un attimo interrogarci su questo punto, su perché non è piaciuto in Italia il nome Next Generation, che invece è il brand e la sigla che è stata usata a livello europeo. Io penso che dobbiamo assolutamente rovesciare questa logica, questo è Next Generation e il tema di fondo è esattamente sulla prossima generazione, non è quindi un banale, se mi permettete, recovery plan, cioè piano per la ripresa, piano per la crescita. Non è così, quanti ce ne sono stati nella storia, quanti ce ne sono stati anche nel nostro paese di piani per la crescita o per la ripresa. In verità Next Generation è uno solo, anche perché una quantità di soldi come questi non sono mai arrivati. La domanda, la questione lavoro, occupazione giovanile. Io ho voluto oggi scrivere un editoriale, un articolo che mi ha pubblicato il Manifesto, sia perché è il 50° anniversario della vita del Manifesto e credo che fosse e sia importante, soprattutto in questo momento in cui i giornali e la carta stampata vivono un momento non facile, però dare un segnale anche di vicinanza e di forza. E poi perché ho voluto sul tema del lavoro dire una cosa molto netta. Oggi è la festa del lavoro, ma non c'è molto da festeggiare. La festa dei lavoratori, ma non c'è molto da festeggiare. Sappiamo tutti benissimo quanto, soprattutto sulla questione occupazione femminile e giovanile, l'Italia sia in basso nelle classifiche europee e lo sia da tempo, per certi versi da sempre, almeno sulla questione femminile da sempre. Ho ascoltato prima Chiara Gribaudo fare un riferimento alla questione che è un po' il senso della mia risposta, poi mi fermo subito su questa risposta. E io sono ottimista perché ho visto un coraggio, diciamo un elemento di coraggio importante dentro questa vicenda del Next Generation in Italia, e l'elemento di coraggio è stata l'applicazione di questa clausola di premialità trasversale che è stata inserita su nostra proposta e dopo insomma, una discussione abbastanza forte dal punto di vista anche tecnico. Siamo all'inizio perché poi adesso c'è la clausola, poi bisognerà vedere le modalità concrete di attuazione, ma la clausola di premialità trasversale a tutte le misure di Next Generation a favore dell'occupazione femminile e giovanile è molto più importante di qualunque singola voce di bilancio che intervenga a favore di questi temi, perché la forza della clausola di premialità che interviene nel momento nel quale si vanno a distribuire le risorse in modo da premiare, spingere, condizionare l'erogazione delle risorse al fatto che coloro che le ottengono abbiano al loro interno una incentivazione all'occupazione femminile e giovanile, cosa che oggi è il grande problema nel nostro paese. Perché dicevo questo è il punto chiave ed è il grande elemento di coraggio? Perché grazie a questa scelta questa norma durerà nel tempo, 6 anni più la fase ulteriore di phasing out,
e soprattutto vale per tutti i temi, e aggiungo, al sud vale doppio, perché al sud la disoccupazione giovanile è più alta e la disoccupazione femminile, o meglio, la scarsezza di lavoro femminile è maggiore. Quindi per me questo punto vale quasi di più rispetto a tutte le singole voci che ci sono, perché questo punto toccherà tutto il meccanismo di messa in moto di occupazione, crescita, lavoro, che grazie al Next Generation verrà messo in campo, e sarà un premio per l'occupazione giovanile e l'occupazione femminile. Non c'è mai stata in Italia una cosa di questo genere. Lo voglio dire oggi, primo maggio dell'anno che speriamo essere l'anno di uscita dalla pandemia. Usciamo dalla pandemia con una prima assoluta, una rivoluzione, un elemento di grande coraggio che il nostro paese fa, che è questa scelta della premialità, quindi di un intervento in discontinuità fortissimo, perché, diciamoci la verità, sulla occupazione giovanile, sulla occupazione femminile, se andiamo avanti in continuità, purtroppo non otterremo i risultati che sono necessari. C'è bisogno di discontinuità, questa clausola di premialità e la discontinuità per noi fondamentale. Credo che appunto il punto centrale sia proprio la discontinuità, no? Rispetto a quello che si è fatto in passato. Le faccio una domanda che forse le risulterà un po' provocatoria, però indubbiamente trasformare i fondi europei in cantieri allo stesso tempo, come dire, realizzare le riforme promesse dal governo è un'impresa titanica, ma l'Italia ha una classe dirigente all'altezza di questa sfida? L'Italia non ha una classe dirigente all'altezza di questa sfida oggi, però ha la possibilità di crearla questa classe dirigente se riesce a far sì, e questo è lo sforzo nostro al governo ed è lo sforzo di Draghi e del governo, se riesce a far sì che tutte le energie che sono presenti nel nostro paese e che sono ai margini, che sono nascoste, che sono sottoutilizzate, e le energie che sono fuori dal nostro paese, e sono un po' questo il mio pallino, perché io ci ho vissuto 6 anni fuori e in questi 6 anni ho incontrato una quantità di giovani e meno giovani che avrebbero voluto trovare le condizioni e le occasioni per tornare, ma non avendole trovate sono rimasti fuori, hanno trovato occasioni fuori. Quindi la mia risposta è che può essere quella l'occasione per costruire una nuova piattaforma che riesca ad avere tanta nuova classe dirigente, persone giovani. Quando dico persone giovani non è che voglio fare il giovanilista per forza, però ecco, lo dico molto banalmente, lo dico anche sulla base della mia esperienza personale. I giovani che lavorano con me hanno una marcia in più rispetto a me e a quelli della mia età, punto. Hanno una marcia in più, ma ce l'hanno perché hanno fatto negli anni della loro formazione delle esperienze fatte nell'età nella quale ti formi e diventi quello che sei, tutte basate sulla natività digitale. E oggettivamente la natività digitale è una marcia in più che la mia generazione e la generazione più vecchia della mia non abbiamo. I giovani di oggi, se diamo loro l'occasione e se diamo loro la possibilità, dimostrano quanto... Io le dirò una cosa che ogni volta mi fa fare un sorriso amaro. Incontro nella mia vita recentemente, oggi, incontro tante persone che sono nel campo dell'economia, che fanno impresa, tanti capitani di impresa, tanti imprenditori, tanti capi azienda o tanti capi di settori. E quante volte senti nelle loro discussioni dire dobbiamo trovare un ragazzo che ci sistemi questa roba di internet, trovate un ragazzo che sistemi il digitale, trovate un ragazzo che faccia sì che siamo più connessi e più... Quando c'è questa percezione, cioè una percezione di una distanza e della necessità di trovare, si ha quasi l'impressione che si tratti semplicemente di un piccolo lavorio tecnico che va chiesto a una persona più giovane. Sappiamo tutti benissimo che non è così, perché l'impatto del digitale sull'economia trasforma completamente i punti cardinali della bussola, consente di ottenere in modo più dinamico, più performante risultati, ha anche delle implicazioni pesanti sul tema occupazionale, quindi ha bisogno
di attenzione molto forte, però insomma, detta in sintesi, questo mi sembra un punto fondamentale, quindi io vorrei che ci fosse una classe dirigente che avesse più giovani dentro e vorrei che fosse una classe dirigente in cui ci sono le donne. Questo lo dico per una cosa molto banale. Siccome fino adesso in Italia non è andata molto bene, proviamo con le donne. Siccome fino adesso non ci abbiamo provato, perché le donne sono state messe ai margini, non c'era classe dirigente femminile, di fatto, negli ambiti fondamentali della guida del paese, non c'è stata classe dirigente femminile nei decenni scorsi, non c'è stata in politica, non c'è stata nel campo economico, non c'è stata nel campo delle imprese pubbliche, non c'è stata nel campo della guida dei grandi sistemi di ricerca o accademici, non c'è stata. Ora comincia a esserci. Ecco, io dico proviamo perché andrà sicuramente meglio. Ecco, come è andato prima non è andata bene. Proviamoci, proviamoci. Mi sembra un importante cambio di prospettiva, no? In un paese come dice lei, che non è mai stato né per giovani né per donne. E in questo senso sono un cambiamento di prospettiva anche i fondi del Next Generation EU. Come dire, l'Italia da questo punto di vista gioca un ruolo fondamentale nel futuro dell'Europa, o la ripartenza o l'implosione. E quali sono gli errori da evitare? Perché ne rischiamo molti. Gli errori da evitare sono, li sappiamo perché li abbiamo già fatti. Gli errori da evitare sono quelli che ci hanno reso così complicato in passato l'utilizzo dei fondi strutturali europei, per esempio. Gli errori sono la burocrazia, l'eccesso di burocrazia, l'eccesso di complessità delle norme. Gli errori sono stati legati a un'aggressione della criminalità, della corruzione a questi flussi di risorse. Gli errori sono legati a una moltiplicazione di centri decisionali e all'assenza di chiarezza nei meccanismi decisionali. L'errore, tante volte, gli errori sono stati nella logica degli interventi a pioggia, nel dare un po' a tutti, in modo tale da non scontentare nessuno, e alla fine non essere in grado di intervenire in modo massiccio su niente. Gli errori sono stati la malattia tipica del nostro paese, che è la annuncite. La annuncite è, credo, una delle malattie più drammatiche dell'Italia, non solo della politica italiana, ma un po' dovunque. Che cos'è la annuncite? La annuncite è questa malattia per la quale il politico, il presidente di regione, il ministro, l'amministratore spende il 95% delle sue energie per costruire un progetto, una riforma, metterla a punto, farla approvare. Il momento dell'approvazione e quindi il momento dell'annuncio di quella riforma diventa anche il momento finale dell'impegno che ci si mette. Una volta approvata e annunciata, anzi, una volta annunciata e approvata, quella riforma viene poi data in mano alle strutture amministrative che la devono implementare. E normalmente finisce l'impegno di colui che l'ha pensata, quella riforma, perché pensa di aver già ottenuto la cosa importante, cioè il riconoscimento di averla fatta, di averla annunciata. Poi molto spesso, che è una delle cose terribili del nostro paese, di averci aggiunto il proprio nome. Tante volte le riforme portano il nome, no, delle persone, dei ministri, eccetera, e poi si dà per scontato che l'intendenza seguirà, cioè che verrà applicata da strutture amministrative. E qui intervengono un paio di problemi non secondari. Il primo è che magari dopo poche settimane il governo cade, arriva un nuovo ministro che invece di applicare la cosa fatta dal predecessore se ne fa una nuova, e quindi tutto quello che era stato fatto prima rimane a mezzo, se ne fa un altro. E il secondo è il fatto che senza poi avere la dirigenza politica col fiato sul collo, le strutture amministrative si trascinano e la cosa non viene applicata. Io credo che questo sia uno dei grandissimi problemi del nostro paese. Quindi mi sentirei di dire che una delle questioni essenziali del Next Generation EU e delle riforme che ci sono lì dentro è che siano riforme affrontate con un nuovo libretto degli attrezzi, con nuove istruzioni d'uso, per evitare che l'annuncite di nuovo faccia danni, come li ha sempre fatti nel nostro paese. Come vede,
2 minuti gli hanno già dette tanti di guai che potrebbero far sì, di nuovo ce deragliare. Ce ne sono parecchi, penso l'ha toccato prima un punto che a me sta molto a cuore, no? Insomma, il nostro paese purtroppo è anche il paese della corruzione dilagante, delle mafie, delle opere pubbliche che si arenano mentre si lievitano, e indubbiamente la criminalità organizzata, ad esempio, potrebbe essere molto attratta da questi fondi, quindi occorrerà sorvegliare molto pur facendo, ecco. Volevo tornare un attimo ai giovani e proprio al mondo dell'istruzione e della formazione, no? Che sta subendo con forza i colpi della pandemia. La DAD, la didattica a distanza, sta deprimendo di fatto il futuro di una generazione. E se questo ovunque, come dire, crea un aumento delle diseguaglianze sociali, perché sappiamo bene che non tutti i bambini, i ragazzi possono magari permettersi o sono nelle condizioni di poter accedere non solo alla parte digitale, ma quanto la scuola sia e serva proprio per permettere che le diseguaglianze non ci siano. Nel sud questo finisce ulteriormente, no, per incentivare l'emigrazione di cui prima avevo accennato. Ecco, per loro concretamente cosa vuole fare? Ma io comincio con dirle una cosa che secondo me è molto molto importante ed è immediata. Io credo che il Partito Democratico debba farsi carico di richiamare il governo all'assunzione di una scelta molto importante in questo momento, che è la seguente. Dopo 15 mesi di didattica a distanza, con pochi intervalli che ci sono stati, in alcuni casi intervallo ovviamente dell'estate dell'anno scorso, altri intervalli che ci sono stati con una presenza fisica, ma insomma dopo 15 mesi così disastrati in cui il compagno di scuola di ognuno dei nostri figli è stato uno schermo, ed è brutto perché lo schermo normalmente è l'altra parte della loro vita, cioè i ragazzi poi fuori dalla scuola passano una buona parte del loro tempo con degli schermi, che siano i telefonini o che siano i loro iPad. Se, come è accaduto in questi 15 mesi, la parte di contatto fisico viene totalmente trasformata, anche quella in schermo, io credo che il rinchiudersi dentro una camera, dentro una stanza, con uno schermo praticamente tutta la giornata, diventi una prova durissima. E io penso che la salute mentale dei nostri giovani, dei nostri figli, sia sotto attacco. La salute mentale dei nostri figli sia oggi in grande difficoltà e in grande crisi. Noi abbiamo bisogno, secondo me, di un intervento ad aiutare il recupero di un equilibrio mentale e psichico dei nostri ragazzi. Questo intervento, secondo me, è urgente, necessario. Dobbiamo costruirlo con l'aiuto, ovviamente, di coloro, dei medici specializzati e degli psicologi specializzati in questo, ma io quello che mi sento di proporre è che ci sia un intervento straordinario che consenta ai ragazzi di avere un sostegno psicologico in questa fase, che consenta loro di uscire dalle loro camere, dove tutti sappiamo stanno rinchiusi, e finiscono per considerarle come una specie di tana, una specie di nido, ma il mondo è fuori, il mondo non è nello schermo, e ritornare a considerare che il mondo è fuori è una cosa faticosa oggi. Questo concetto della tana, del nido, della stanza chiusa, dello schermo e della necessità di un forte aiuto che tutti noi dobbiamo dare, è un aiuto che noi genitori dobbiamo dare, un aiuto che le strutture scolastiche devono dare, ma è un aiuto che il sistema pubblico deve dare. Quindi permetta di dirle che questa per me è una grande priorità. Io voglio lavorare su questo tema di un progetto salute mentale dei nostri giovani, sostegno alla salute mentale e psichica dei nostri giovani nella fase di uscita dalla pandemia. Per me questa oggi è la priorità, forse. Poi sono convinto che la vita riprenderà dopo e che ci saranno, con anche tutte le risorse nuove che vengono messe in campo per l'edilizia scolastica, le risorse nuove per l'edilizia scolastica in campo sportivo. È la prima volta che in Italia si fa un intervento, se non mi sbaglio, quasi di 1 miliardo che nel PNRR interviene così pesantemente, così come tante altre occasioni di incentivo all'occupazione
dei giovani. L'altra nostra proposta è quella della dote per i diciottenni, quindi un intervento finalizzato ai diciottenni per dare loro una dote, una piccola dote che consenta di essere utilizzata con il senso anche del responsabilizzare i ragazzi diciottenni di usare bene queste risorse per la propria formazione, per i propri studi, anche per altre iniziative o attività. Ecco, le ho detto in due parole alcune delle priorità che io considero in questo momento essenziali. Poi le ripeto, la vita prenderà il sopravvento, io sono convinto che poi guarderemo al futuro con grande e maggiore speranza, anche i nostri giovani faranno così. Però in questo momento c'è bisogno di essere molto attenti e di curare non soltanto gli aspetti fisici esteriori di questa vicenda, c'è bisogno di intervenire anche sugli aspetti interiori. E siccome i giovani hanno pagato un prezzo molto duro, non in termini di vite umane, le vite umane che abbiamo perso sono state le vite umane dei più fragili, dei più anziani, questo ci dicono tutte le statistiche, ma la chiusura dei giovani dentro le loro stanze, chiusi con i loro schermi tutta la giornata, è un costo durissimo, anche perché è stato molto lungo, e credo che questo sostegno psicologico sia molto importante. Lei ha dichiarato, in parte lo sta ribadendo anche in questo incontro, insomma, lei ha detto la politica io ce l'ho nel cuore e penso che la richiesta di provare a dare una svolta al Partito Democratico, di aprire la porta a tante persone che stanno fuori, andasse accolta, e oggi appunto sono una persona diversa perché ho lavorato con i giovani. Però i giovani oggi faticano a riconoscersi nel Partito Democratico, come dire, la loro voglia di partecipazione civica molto forte, per esempio a Sud, nei movimenti antimafia, nel volontariato, non trova spesso più un interlocutore nei partiti. Come farà a convincerli? Questa è una bella domanda alla quale posso dire soltanto che ci metterò tutto l'impegno. Cercheremo di convincerli attraverso un partito che si organizzerà nel lavoro dei 6 mesi, da luglio a dicembre, nel quale attraverso l'impegno degli interni del partito, l'impegno dell'apertura agli esterni, un grande dibattito nel quale lo chiameremo le agorà democratiche, sarà una modalità per discutere su nuove forme di partecipazione. Una di queste modalità sarà capire come introdurre il digitale nella vita concreta e quotidiana del Partito Democratico. Già di fatto l'abbiamo fatto attraverso l'uso delle piattaforme Zoom, che ci consentono oggi molta maggiore forza anche nelle attività che facciamo, e hanno, credo, grandi vantaggi. È ovvio che toccarsi, vedersi, scambiarsi la stretta di mano, l'abbraccio è meglio, ma è anche vero che le piattaforme Zoom hanno, mi faccia fare in questo una totale controtendenza rispetto al fatto che tutti le stiamo maledicendo oggi, però io le voglio dire una cosa, sono un qualcosa che ha degli aspetti positivi anche, hanno molti aspetti positivi, consentono dovunque tu sei, che tu sia al centro della capitale o al centro del capoluogo di provincia o in un comune o in una frazione di un comune lontano, di essere uno, di essere ascoltato allo stesso modo. Non è secondario questo, è un fatto importante in termini di uguaglianza e di opportunità. Quindi mettere il digitale anche nella capacità di apertura e di far arrivare dal basso verso l'alto le idee, e non far sì che il partito sia un partito di controllo, ma di ascolto. Questo è un po' il mio mantra, non un partito in cui chi sta sopra controlla chi sta sotto, ma un partito in cui chi sta sotto dice la sua e si fa ascoltare da chi in quel momento rappresenta il partito nelle istituzioni. So benissimo che tutte queste cose hanno bisogno poi di regole concrete, che è il motivo per il quale i 6 mesi delle agorà democratiche da luglio a dicembre saranno anche un modo per proporre cambiamenti e nuovi modi di essere nella vita del partito. Saranno anche proposte di cambiamenti nella vita delle istituzioni, saranno una modalità con la quale cercheremo di parlare ai più giovani, con proposte per loro, con la capacità o la volontà di averli protagonisti, e poi, come le ho detto, io giudicherò il successo o il fallimento della mia segreteria
non solo sui criteri classici, ci saranno elezioni politiche, le perdo, le vinco, cioè le perde il PD sotto la mia guida o le vince il PD sotto la mia guida, è ovvio che quello è un criterio di fallimento, di successo abbastanza ovvio. Ma per me il criterio di fallimento, di successo sarà soprattutto questo, rovesciare la piramide e far sì che il nostro partito non sia vincente solo tra coloro che hanno che sono sopra i 50 anni, come oggi, ma che sia un partito che attrae giovani e che riesce ad avere voti di giovani e presenza giovanile in percentuale almeno pari al numero di voti che prendiamo, e che non sia invece una piccola enclave, ma che sia esattamente l'opposto. Questo per me sarà un criterio per il dire ho fallito oppure ho avuto successo, e credo che sia la cosa sulla quale mi impegnerò forse di più. Rovesciare anche qui con un cambiamento di prospettiva, come dire, spesso non me ne voglia, ma il Partito Democratico è sembrato spesso un po' il partito del potere, come dire, renderlo un po' meno elitario e più popolare, se ho capito bene, nel senso più genuino del termine di popolare. Purtroppo abbiamo pochi minuti, io le faccio un'ultima domanda che mi sta anche molto a cuore. Lei ha detto il Parlamento approverà lo Ius Soli. Le chiedo se è solo un modo per prendere le distanze da Salvini o ci crede davvero e come faremo? Io ho voluto chiaramente dirlo nella relazione con la quale mi sono presentato alla comunità dei democratici che mi conoscevano, ma conoscevano come ero fino a 7 anni prima, in fondo non sapevano nulla di cosa ho fatto in questi 7 anni, e ho voluto dare il senso delle mie priorità. Quella è una priorità, la legge sulla cittadinanza, che dia cittadinanza a chi è nei fatti cittadino italiano, giovane cittadino italiano, ma non lo è di diritto, che parla dialetto come lo parliamo noi, che vive totalmente integrato nell'italianità come lo siamo noi, ma che non può esserlo per un motivo che non ha a che vedere con la sostanza, ma con la forma. Ecco, quell'impegno per me rimane un impegno fondamentale che porteremo avanti in questa legislatura col massimo di determinazione, ma per essere chiaro fino in fondo, io lo porterò avanti, se non ci riusciremo in questa legislatura, dove noi siamo un piccolo pezzo, perché perdemmo le elezioni malamente nel 18, poi abbiamo subito 2 scissioni, quindi in Parlamento oggi noi siamo un pezzo piccolino del Parlamento, quindi da soli non siamo in grado di imporre le nostre priorità, dobbiamo costruire alleanze, cosa che cercheremo di fare. Ma questa sarà una delle bandiere con le quali io vorrei che andassimo alle elezioni del 2023. E lo dico sapendo che il nostro impegno, di tutti noi, lo dico a chi ci sta ascoltando in questo momento, vi chiedo una mano in questo, a pensare con creatività a come far sì che noi trasformiamo culturalmente il nostro paese in modo che il nostro paese accolga questa idea della legge sulla cittadinanza, dello ius soli, dello ius culture, la accolga come una cosa positiva, non abbia più paura, che la stacchi da tutte le cose che non c'entrano nulla, perché questa è una materia che non c'entra con la questione dei flussi migratori, stiamo parlando di altro, stiamo parlando di cittadini che devono diventare cittadini anche formalmente e sono già qui da noi, sono nati qui da noi, sono da tutti i punti di vista italiani e non gli vogliamo dare la cittadinanza. E, ecco, questo sforzo culturale dobbiamo mettercelo per far sì che questa nostra bandiera diventi successo, abbia consenso e riesca a riscaldare i cuori della maggioranza degli italiani e ci consenta poi di realizzarla e di aiutare il nostro paese, che il nostro paese ha bisogno di questo, perché la denatalità è a tali livelli che il nostro paese si asciugherà nei prossimi decenni e quindi noi abbiamo fortemente bisogno anche di questo. Grazie, io credo che purtroppo il nostro tempo sia finito, ma penso che lei abbia molto da lavorare per poter portare, come dire, per dare concretezza a questo cambio di prospettiva, questo ripensare diversamente, no? Questo paese. Credo che Valerio
Forse, eccolo, lo vedo. Eccomi, eccomi. Siamo stati in diretta per quasi 2 ore, Enrico, anzi per più di 2 ore, e devo dire abbiamo avuto 2 magnifici tavoli di dibattito, questa intervista. In realtà questo primo maggio, per quanto, come dicevamo, diverso rispetto al solito, alle giornate delle grigliate in campagna con gli amici, ci ha dato un po' di spunti per i mesi a venire. Il progetto delle Agorà ci sembra sempre più attuale e necessario. Abbiamo parlato della partecipazione civile, dell'attivismo dei giovani, dell'utilizzo della cultura come servizio ad alto valore aggiunto, dello sviluppo del Sud. Devo dire che abbiamo affrontato il tema del lavoro e soprattutto delle persone che stanno dietro al concetto di lavoro da molti punti di vista. Il segretario Barbagallo all'inizio del suo intervento ti ha invitato a venire in Sicilia quanto prima. Ovviamente l'invito te lo ripeto anch'io, ma insomma ce lo siamo fatti e detti diverse volte che questa è una delle tappe per scoprire come stanno le periferie del nostro paese. Quindi io ti ringrazio per l'attenzione che hai voluto dare a questa nostra iniziativa, che è nata come palermitana, è diventata siciliana e con te ovviamente assume un rilievo nazionale. Voglio ringraziare Floriana Bulfon, che ci ha dato una magnifica mano a rendere la tua intervista ancora più interessante e pregna di significato. Prendo ancora un secondo per ringraziare di nuovo le persone che hanno lavorato con me, perché dietro a questo evento, come tu sai benissimo, come in generale dietro alla politica, prima di tutto c'è la gratuità e la voglia di mettersi in gioco e fare qualcosa per uno scopo e delle priorità che si hanno. Quindi ringrazio ancora Filippo Fenech, Gabriele Zurlo, Eugenia Nicolosi e Vladimir Pantaleone, e ovviamente tutte le persone che sono intervenute prima di voi. Grazie a tutti, buon primo maggio. Grazie, ciao.